Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Inizio questo video ponendo due domande. La prima è che cos'è un'immagine? O più specificatamente che cos'è un'immagine PNG? E quindi questa è la prima domanda, tipo quella che vediamo qui è un'immagine. La seconda domanda invece è questa. Ora, io ho aperto qui due immagini. La domanda è queste due sono la stessa o sono diverse? Se io le provo a cambiare, adesso io sto cambiando queste immagini tra loro. È possibile notare delle differenze tra queste due immagini? Questa, diciamo, è la mia domanda. Spero che il video sia interessante, se avete del feedback, lasciatelo pure nei commenti e buona visione. Ora, perché ho fatto questa introduzione un po' strana? Perché in questo video voglio affrontare un tema alquanto interessante, ovvero quello di nascondere delle informazioni in un'immagine PNG. Perché queste due, queste che ho fatto vedere, sono due immagini PNG. Una si chiama Penrose Triangle e l'altra si chiama Secret Penrose PNG e quindi con questa visione dei file ci sembrano pressoché identici, non notiamo alcuna differenza. Cerchiamo quindi di analizzare meglio il contenuto di questi file. Ora questo, io sono in una cartella dove sono questi tre file che sono Penrose Triangle che è una di queste immagini, era questa qui quella a sinistra, poi c'è Secret Penrose che è un'immagine sempre PNG. Che è quella a destra, e poi c'è un file di testo chiamato Primo Levi che poi andremo ad analizzare. Ora, se noi andiamo ad analizzare col comando file i, i vari, le varie immagini, notiamo che su penrose Triangle ci dice che è un'immagine PNG 1090x1080 e altre informazioni. E se noi lo facciamo anche sull'altra, abbiamo la stessa cosa. Quindi abbiamo gli stessi più o meno la stessa descrizione del file. Quindi nuovamente il comando file non ci permette di capire se sono lo stesso file oppure no. Se noi facciamo ls con la flag-lh -LA trattino -LH -LH per l per listare in questo modo con le descrizioni e h per dare in human readable la dimensione, notiamo che entrambi queste immagini hanno la stessa dimensione, che è di 2 mega. Però qui, un, qui dobbiamo stare attenti perché? Perché la flag h non ci dà il numero esatto di byte, ma ci dà il numero di byte in un formato facilmente leggibile. Questo che voglio vuol dire che lui approssima, questo byte vuol dire che questo file è praticamente 2 mega, ma non è proprio precisamente 2 mega, perché perché dare tutti i byte in modo preciso sarebbe confonderebbe basta. Se però vogliamo cercare di fare un po' di forensics o capire esattamente qual è il contenuto del file, questa flag H potrebbe confondere, quindi noi la togliamo e togliendola notiamo questi numeri molto più grandi che sono molto più difficili da leggere, ma mentre è più difficile da leggere il size del singolo file, adesso è molto più facile capire che questi due file, queste due immagini che sembrano molto simili tra loro, in realtà hanno un size diverso, perché la prima, Pendros Triangle, ha un size di 206-7028, e la seconda ha di 206, ok 7464. Quindi mentre una 7028, l'altra è 7464. E se noi andiamo a fare la differenza. Scriviamo 206 7464 meno. E poi qua mi copio l'altro numero. Otteniamo un 436. Questa è una differenza di 436 byte. E 436 è un numero molto simile a questo 424 che è il size del file Primo Levi. Che contiene questo file primo levi? Contiene una quotz. Questa qui, che diciamo l'ho ripresa dal film Into the Wild che è attribuita a Primo Levi. E questa qui il mare non fa mai doni, eccetera, eccetera. È molto molto carino, mi piace molto. Quindi abbiamo questa quote. Ora, come sono relazionati questi tre file tra loro? E l'idea è questa, fondamentalmente, è che questo secret pen rose contiene al suo interno. Tutti i dati dell'immagine Penrose Triangle, ma contiene anche questo file, quindi il primo levi.txt può essere inferito da questo secret Penrose. Se io lo elimino adesso, ho soltanto due immagini. E se io, appunto, quindi uno potrebbe dire OK, ho solo due immagini che sono la stessa. Ma in realtà, qui dentro c'è anche nascosto il file primolevi.txt. E come me lo faccio a vedere? Bene, appunto, un modo era capire che il size era diverso, e quindi questo file è come se nascondesse qualcosa in un certo senso. Per vedere che cosa nasconde, poi ci sono vari approcci. Un approccio molto basilare potrebbe essere il comando strings, che tra l'altro, ho fatto anche un video in cui implementavo una mia versione di strings in C. Se noi facciamo strings di Secret Pen Rose, ci escono fuori ovviamente un sacco di cose eh, brutte. Io questo, però, me lo vado me lo vado a redirect nel file out anzi faccio strings out strings out poi se analizzo questo strings out otteniamo esattamente quella quota di prima il mare non fa mai doni se non due i colpi e qualche volta un'occasione di sentirsi forti e via dicendo quindi abbiamo tutto il contenuto questo è un possibile modo per estrarre questa cosa più altre informazioni un altro modo per estrarre è tramite il comando xdump potrei fare un xdump cioè mi vado a stampare tutti i cosi tutti i byte del mio secret pendrose e faccio in xdump xdump out.txt Nuovamente ci metto un po' di tempo, me lo, me lo apro. È molto, un file molto grande, di 9,7 megabyte. E però, qui all'inizio possiamo vedere subito che, tra l'altro, possiamo vedere che questa quotazza è proprio presente in un, nella parte iniziale del file. Perché, nuovamente, il mare non fa mai doni. Questo a destra è l'interpretazione dei byte. Questi qua sono i byte veri e propri. E questa a sinistra è la colonna che dice dove questi byte si trovano all'interno del file. È una specie di indirizzo del byte all'interno del file. Quindi anche in questo modo possiamo ottenere questa quotes. Però, dato che quasi si lavora con immagini PNG, per questo video ho scritto un tool e mi sono, sono stato ispirato da un video di Zoding che linkerò in descrizione per chi fosse interessato, ma quel video è in inglese. Ho scritto questo tool. PNG header che come si utilizza? Allora fondamentalmente l'idea è che questo PNG header serve per diciamo nascondere dei file di testo in delle immagini E abbiamo l'utilizzo base, ci sono vari utilizzi di questo tool L'utilizzo base è il seguente Io gli do il nome di un'immagine, un per esempio posso fare penrose triangle Poi gli do il nome di un, file di, te, di un file, non mi importa se è di testo, può essere qualsiasi tipo di file E per esempio qua dirò primo levi.txt come si chiama? Si chiama... Ah l'avevo cancellato quel primo level.txt Ti potrei, potrei creare un nuovo file Quindi vado in example e creo un nuovo file Secret.txt E scrivo questo è un segreto importante Ok quindi scrivo una cosa del genere Adesso abbiamo questo secret.txt che contiene la, la, diciamo, la stringa secret.txt questo è un segreto importante. And adesso andremo a nascondere questa stringa sempre nell'immagine Penrose Triangle. Quindi io nuovamente, come utilizzo: questo binario bin, png, hider, poi faccio esempio metto la path all'immagine, quindi Pendroll Triangle, questo è il primo argomento. Il secondo argomento è il file di testo che voglio nascondere nell'immagine. E il terzo argomento sarà il, la path, il file name dell'immagine di output che conterrà sia l'immagine originale e sia il segreto da nascondere. E quindi posso dire Pendrose secret 2.png quindi l'1 era quello quella quote, anzi secret penrose. Secret penrose 2, penrose 2, perché il Secret Penrose era l'immagine con la quota di Primo Levi, il Secret Penrose 2 sarà l'immagine con la stringa, questo è un segreto importante. E se io faccio ok, lui mi ha eseguito, adesso io posso andare in example e troverò un'altra immagine nuova, questa Secret Penrose 2.png. Ora se un utente la apre, quindi io faccio, vado in examples e vado in Secret Penrose 2, a lui sembra un desktop, un desktop normale, a lui sembra un'immagine normale appunto. Quindi non c'è nulla di speciale Ma un utente che invece sa che Diciamo un utente leggermente più esperto Può utilizzare i tool che ho menzionato prima Tra cui Xdump Faccio Xdump Secret Pendros 2 E lo vado sempre in uh, Faccio Xdump Out 2 Ok anzi no Prima ovviamente devo fare il redirect Perché altrimenti non mi funziona Quindi vado a fare il redirect Quindi sto facendo il redirect Lui ci mette un po' di tempo E poi xoutput 2 e qui adesso ho, non ho più la quota di Primo Levi, ma ho, questo è un segreto importante. E quindi questo è il tipo di, di cosa che si può fare. Altrimenti il tool stesso, il tool che io ho utilizzato per nascondere il testo nel, nell'immagine, il tool stesso ha varie altre opzioni per visualizzare. Un'immagine PNG. Se noi quindi ripeto, l'utilizzo 1 era con tre argomenti, di cui il primo era l'immagine, il secondo era il file di testo e il terzo era l'output immagine che conteneva il segreto embeddato. Un'altra modalità, se noi semplicemente gli diamo un'immagine, quindi se noi gli diamo semplicemente tipo l'immagine appunto Penrose Triangle, lui ci stampa tutte le sezioni dell'immagine PNG. Ora uno qui si potrebbe dire che cosa sono le sezioni e questo lo andremo ad affrontare nella seconda parte del video in cui parleremo del formato png e del perché questa cosa che ho fatto è stata resa possibile. Perché comunque cercando di approssimare l'idea è che un'immagine png è fatta da questi chunk e noi possiamo and andare ad analizzare questi chunk per tutte le informazioni dell'immagine sono in questi blocchetti e quindi in questo se noi semplicemente chiamiamo il png header così lui ci stampa tutti i blocchetti. Con la dimensione del blocchetto, il tipo, tipo questo è un IHDR che sarebbe l'header iniziale E poi un CRC che è un codice per gestire gli errori E quindi abbiamo tutte queste cose Ora, notiamo questa cosa Questa è la struttura del blocchetto, questa mo me la segno Perché questa sarà la struttura del blocchetto Quindi PNG Structure 1 Ok, faccio TXT Ok, quindi questa è la struttura dell'immagine nativa, quella senza il segreto Se noi andiamo a fare lo stesso giochetto ma... Con il Penrose, il Secret, il Secret Penrose, ok, e la chiamerò PNG Structure 2. Quindi adesso ho generato PNG Structure 2. Cosa possiamo notare? Quindi adesso metterò qui, metterò nella diciamo nella sinistra il diciamo qui. Adesso io ho caricato qui a sinistra. Qui a sinistra la struttura dell'immagine senza il file di testo e qui a destra invece la struttura dell'immagine con il file di testo. E se noi andiamo ad analizzare tutte queste cose, notiamo che il primo chunk è presente in entrambi e ha gli stessi dati. Il secondo invece è presente solo nell'immagine con il testo, con il segreto inserito. E il chunk type, infatti, si chiama text in questo modo. Poi vedremo perché si chiama proprio così. Dopodiché, quindi, se io poi elimino, se io elimino questo secondo blocco da qui, entrambi i file hanno, la stessa, hanno gli stessi contenuti, esattamente gli stessi. Quindi che vuol dire? Vuol dire che l'unica cosa che differisce tra queste due strutture è questo blocco, questo blocco txt. E notiamo quanto è grande il chunk size, che sarebbe la dimensione dei dati di questo blocco, di questo chunk. 424. Ora, che cos'è 424? 424 dovrebbe essere proprio la lunghezza della quota di Primo Levi, che ovviamente qui avevo eliminato, però ad esempio se noi andiamo a vedere la struttura del secret, non la struttura della, della prima pendrust, eh, non la struttura della prima immagine con la quota di Primo Levi, ma la struttura dell'immagine con la stringa, questo è un segreto importante. Qui lo vado in bin, quindi qua sotto vado in bin. PNG Hider, questa volta faccio example e faccio Secret Pandross, però 2 quindi faccio Secret Pandross 2 e mi stampo l'output in PNG Structure 2 quindi PNG Structure 2, ok adesso refrescio qui e notiamo adesso quant'è il chunk size, il chunk size della, del chunk text è 33. E che cos'è 33? 33 è esattamente il size del file che abbiamo nascosto, secret.txt. Infatti, qua, secret.txt ha size 33. Quindi, noi l'idea è proprio quella: l'idea di utilizzare questo tool per embeddare un, un contenuto, che può essere un file di testo, ma può essere anche un'altra immagine, volendo. Non ci sono limiti, possiamo embeddare di tutto, possiamo embeddare dei contenuti semplicemente di byte all'interno di un'immagine. E quindi questa era un po' la descrizione. Ora per concludere l'utilizzo del binario che poi andremo ad implementare. Il binario può essere utilizzato in vari altri modi. Io adesso ho fatto vedere due utilizzi base, che sono quelli in cui utilizzo per inserire un segreto in un'immagine, e questo lo faccio con examples, poi metto l'immagine di input, poi metto il segreto che voglio inserire tipo secret.txt e poi metto l'immagine di output tipo Pendros secret.png, secret per esempio. Quindi questo è un utilizzo base. Questo mo ce lo segniamo. Ok, questo è un utilizzo base che ho utilizzato proprio per embeddare. E se vogliamo stare, potremmo scrivere tipo png header. Poi faccio input image, input png, secret. No, il, il segreto non necessariamente deve essere un file di testo. E poi faccio output png. E una volta che faccio output png, la eh, png di output avrà il segreto embeddato. Questo è un primo utilizzo. Quindi questo è un utilizzo 1, se vogliamo. Un secondo utilizzo è quando l'abbiamo chiamata semplicemente con un'immagine e questa ci ha, dato, ci ha stampato tutti i metadati delle varie sezioni. E quindi questo è un, un secondo utilizzo Un terzo utilizzo invece Che è quello che faremo vedere per la prima volta adesso È semplicemente se io faccio Trattino V Quindi se utilizzo la flag verbose E gli do un'immagine Tipo Penrose Triangle Lui non solo mi stampa i metadati Ma mi stampa anche i dati E mi li mostra Come mi li mostrerebbe un Xtamp Quindi in formato in Questo formato Quindi ovviamente questo è tanto output Io consiglio di utilizzarlo sempre con una redirection Quindi faccio output.txt e lui no? in out.txt adesso che cos'ho? Ho sia i metadati, quindi ho il chunk size, il chunk type e il chunk CRC, ma pure il chunk data, ovvero ho i dati per ciascun blocco. Quindi ho quello per il blocco originale. Infatti ci dice che sono 13 byte, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Qui sono 9, quindi sono 9 byte. Qui sono 2639, quindi sono 2639 byte. E per ciascun byte ho anche inserito la traduzione come in carattere ASCII. Dove questo ovviamente è possibile farla, e quindi questo è l'out dell'immagine originale. Se noi facciamo l'out, però, dell'immagine segreto, quindi Secret Penrose adesso in out, che cosa notiamo? Notiamo che. Il testo che abbiamo embeddato è tutto nel chunk txt e quindi questi sono i byte, questi a sinistra e poi c'è questa linea separatrice e qua abbiamo proprio l'interpretazione di questi byte sotto forma di caratteri ASCII. E quindi il mare non fa doni se non, se non duri colpi e via dicendo, quindi è la quotes di primo levi. Quindi l'altro utilizzo di questo tool fondamentalmente è... Con la flag verbose faccio verbose e lui mi stampa in modo dettagliato tutte le cose. Io qui consiglio sempre di fare un redirect perché altrimenti l'output sarebbe troppo grande. E un'altra un altro cosa ancora è: ok, supponiamo che io ab mi abbia stampato tutti i metadati. Quindi praticamente in questo modo, con questo tipo di cosa. Ho stampato tutti i metadati e poi dico ok c'è questa sezione che mi pare particolare. Voglio stampare tutto il contenuto delle sezioni di questo tipo. Allora c'è quest'altro tipo di cosa. Io mi copio il nome della sezione, quindi me lo copio. Perché notiamo che qui c'è un txt, ma alcune lettere sono minuscole e alcune sono maiuscole. E questo è importante per lo sviluppo di questo tool, corretto. E quindi l'ultimo, eh, diciamo, cosa che andiamo a vedere è png-hider, metto s che sta per section, li metto, eh, diciamo, subito accanto il nome della sezione che voglio stampare e li metto fondamentalmente l'immagine da cui voglio estrarla. Quindi faccio examples, secret pen rows e lui mi stampa tutto il contenuto che è presente, i dati presenti nei blocchi di tipo txt, di tipo t minuscolo e maiuscolo, x maiuscolo, t minuscolo. E quindi questo mi permette essenzialmente di tirare fuori il file. Se io faccio, faccio un redirect, a examples, primolevi, primolevi.txt, mi sono rigenerato il file a partire dall'immagine. Quindi questo è l'altro esempio. Questo con uh, numero sezione, se vogliamo. Quindi andando a generalizzare, possiamo dire tipo section name, quindi una cosa del genere. E quindi ci stampa, uh, ci stampa questa cosa. E qua metto input.png e quindi questi abbiamo quattro utilizzi diversi oltre all'utilizzo con l'help menu e in questo video farò vedere un, prima di tutto come so è strutturato un file png almeno la struttura esterna che poi una volta che capiamo quella saremo in grado di scrivere il, questo file, questo binario che fondamentalmente si chiama png Hider. E, ed è sono più o meno queste, queste, questo codice. E questo codice ci permette proprio di fare quello che ho appena fatto vedere. Ovviamente questo codice non garantisco nulla, potrebbe essere bugato, quindi utilizzatelo a vostro, diciamo, assumetevi le responsabilità di utilizzare questo software. E se ovviamente trovate degli errori fatemelo subito sapere. E niente, spero che ovviamente sia interessante e continuo, continuiamo la visione alla seconda parte del video in cui parlerò del formato PNG. Ora, prima di entrare nei dettagli rispetto alla specifica PNG, voglio fare una piccola parentesi. Perché? Perché quando noi vediamo un file nel cui file name c'è un'estensione, no, l'estensione è questa tipo .png o .txt. bene, l'importanza che questa estensione ha su come il file viene gestito dipende da tanti fattori, tra cui dipende dal sistema operativo. Perché? Perché se sto su Windows, ad esempio, e io chiamo un file... L'estensione del file su Windows ha una diretta conseguenza su come quel file viene interpretato quando faccio il doppio clic. Che vuol dire? Vuol dire che se io sto su Windows per eseguire un file, devo necessariamente chiamarlo. Exe. Quindi se lo chiamo exe lui me lo considera come se fosse un file eseguibile Se lo chiamo txt lui me lo considera come se fosse un file di testo e via dicendo Quindi in Windows l'estensione del file è necessaria per riuscire ad interpretare un file in un certo modo Tipo come file di testo o come immagine e via dicendo e via dicendo Ovviamente anche qui notiamo questa cosa di si parla sempre di interpretazione perché? Perché alla fine che cos'è un file? Un file è una sequenza di byte, quindi abbiamo una sequenza, sequenza di byte e poi abbiamo un programma che legge questa sequenza, legge ed interpreta, interpreta, cioè dà significato, interpreta, dà significato a questi byte e li legge e esegue il programma, tipo se è un, un PNG per esempio, che vuol dire interpretare un PNG? Interpretare un PNG significa mostrare l'immagine, interpretare un file di testo significa mostrare i caratteri del testo e quindi in, legge e interpreta e poi il programma ci permette di interagire con questa sequenza di byte in modo bidirezionale, cioè alcuni programmi sono degli editor perché non solo ci permettono di leggere questi byte nel modo ovviamente adatto al tipo di rappresentazione, ma ci permettono anche di editare quella sequenza di byte, sempre però rispetto alla particolare interpretazione. Perché? Perché alla fine nell'immagine e nel Txt, magari ci può essere lo stesso byte 0xcd, per esempio no? Ma questo byte è interpretato in modo diverso a seconda di se sto leggendo un'immagine o un TXT. Quindi ciò che sto leggendo mi dice come interpretare questo particolare byte. E quindi questa è l'idea: quindi in Windows l'estensione proprio il, semplicemente la sequenza di caratteri che determina l'estensione è molto molto importante per capire come interpretare quel file. In Linux invece non è così, perché in Linux in realtà l'estensione quasi non serve a niente, nel senso alcuni programmi ovviamente utilizzano quelle particolari estensioni, tipo un server PHP esegue i file che finisco con PHP, per esempio. Però, in, proprio in termini di sistema operativo e basta, quindi senza parlare di applicazioni. Sviluppate sopra il sistema operativo nel, In termini di sistema operativo e basta A Linux non gli frega proprio niente delle estensioni E come quindi, come determina che tipo di file è? E questo, cioè, se io chiamo il comando file Per esempio, supponiamo di avere questa pendros triangle.png Io adesso vado a eliminare l'estensione Quindi la rinomino così, pendros triangle Ora, se io fossi su Windows, questo avrebbe creato un sacco di difficoltà a Windows nel capire che tipo di file è se ricordo bene, potrei sbagliare, ma ricordo che Windows funzionava in quel modo. In, Win in Linux invece, questo non cambia niente perché, perché se io faccio un file in questo Pendross Triangle, lui mi dice comunque che è una PNG Image Data, cioè mi dice che comunque è un'immagine PNG. E se io la apro comunque me la fa vedere bene. Sia che lo faccio con, con il browser, sia che lo faccio con, con Chromium, pure non mi dovrebbe dare problemi, me la interpreta sempre con immagine. Perfetto, ora perché questo è il caso? Questo è il caso perché l'estensione di un file nei sistemi tipo uh, Linux o comunque è una cosa che viene molto fatta è fatta con quello che viene chiamato un magic number. Che cos'è un magic number? È i primi byte del file contengono una particolare sequenza di byte che specifica, identifica il formato in questione. Che vuol dire? Quindi vuol dire che il formato PNG avrà una particolare sequenza di byte iniziali che determinano che quella è proprio un'immagine PNG. E se noi vediamo, per esempio, se io faccio un dump di tutta questa, di tutta questa cosa, Penrose, out.txt, out ovviamente è molto grande, ma notiamo, per esempio, questi qui, qua c'è scritto PNG. Ora, questi byte, mi sembra che sono i primi 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mi sembra che questi primi 8 byte segniamoci da qualche parte Tipo, me li segno in, in uh, diciamo, in uh, S3, così Notiamo questi byte, ok? Questi li ho ripresi dall'immagine Penrose Triangle Ora cerchiamo di capire quali sono invece i primi byte dell'immagine Secret Penrose Che è un'altra immagine Che è un'altra immagine, ok? Me apro qui sotto, me apro qui sotto e notiamo i primi, i primi questi byte, vediamo un po'. Notiamo che sono gli stessi: sono esattamente gli stessi. Questi primi 8 byte sono gli stessi. E infatti, questi primi 8 byte determinano l'estensione. E tutte le immagini PNG ben scritte, se vogliamo, che non sono state manomesse o corrotte. Hanno questi primi 8 byte esattamente in quest'ordine. E come uno, uno dice, ok ma come si fa a capirlo? Prima di tutto questa è una scelta arbitraria che hanno fatto chi ha specificato il formato png. E secondo di tutto per verificarlo io semplicemente mi leggo i primi byte. Se questi sono proprio così, allora il, il comando file ad esempio dice ok questi byte sono così, perfetto questa è un'immagine png. Se questi byte non sono così questa non è un'immagine png e quindi io non so che fare, più o meno questa è l'idea. Ora uno dice ok come ho, fatto, come ho capito che questi, questi esattamente 8 byte sono quello che appunto viene chiamato il magic number per il formato png. E l'idea è che se uno va nella, nella png portable network graphics specification e quando può scrivere png specification ed è uno dei primi risultati tipo questo qui libpng.org qui c'è una documentazione che parla proprio della struttura del file. E le cose che noi andremo a capire sono PNG File Signature, il Chunk Layout e i Chunk Naming convention. che sono le tre cose che ci servono per embeddare un file txt all'interno di un'immagine PNG. Quindi cerchiamo appunto di leggere iniziando dalla PNG File Signature. E qui dice «The first 8 bytes of a PNG, PNG file always containing the following decimal values». E qua ci dà queste 8, the following decimal values, chissà quante sono, andiamoci a copiare qui, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e queste qui ovviamente, questo in alto non è decimale ma è esa -decimale. e se noi convertiamo l'esa decimale in decimale, tipo questo qui ora faccio x to desk converter, convertitor, converter, io passo queste robe, uh, questo però è un singolo numero, quindi devo farlo proprio... Uh, un numero alla volta, ho 137, 137. Non lo faccio con tutti, però poi alla fine funzionerebbe con tutti. Questo che mi dovrebbe dare, mi dovrebbe dare 80. E questo è 80. Questo è 4E. 4E lo possiamo anche fare a mano, no? Perché 4E in decimale sarebbe 4x16 più, diciamo, allora A è 10, B è 11, C è 12, ABC è 13, quindi 13. Quindi questo diventa. 77, no sbagliato, sarebbe 14, giusto? E perché E è 14, ok, quindi questo sarebbe 78. E uno lo può fare con tutto il resto ottenere esattamente questi 8 valori, 8 valori. Quindi, qua abbiamo questa qui. The signature indicates that the remainder of the file contains a single PNG image. Quindi, se noi vediamo in un file questi 8 byte, allora quel file sta dicendo di essere un'immagine PNG. E poi dice: Consisting of a series of chunks beginning with an IHDR chunk and ending with an IEND chunk. E l'immagine PNG, la struttura dell'immagine PNG è fatta come una sequenza di chunk, quindi noi, è come se noi avessimo tanti blocchetti. Quindi, questa è la nostra immagine PNG. Abbiamo i primi byte che sono 137, 80, 78 e via dicendo. Quindi, questa è la signature. Questa è la PNG signature. E dopo questa signature abbiamo una serie di chunks, lui li chiama chunks che sono fondamentalmente blocchi E questi blocchi, questo è il primo blocco E il primo blocco lo, lo chiama, è un block type IHDR che sta proprio per tipo un header iniziale E il blocco finale è sempre blocco IEND E poi qui ci sono tutti gli altri blocchi e noi qui metteremo il nostro blocco col testo, quindi blocco SECRET che noi poi, poi vedremo come chiamare questo blocco che contiene il nostro segreto, magari qui. E quindi questo per me è l'idea. Quindi continuando la nostra esplorazione del formato PNG, andiamo a capire la struttura dei singoli chunk, ovvero dei singoli blocchi. E qui c'è scritto che each chunk consists of four parts. Quindi ciascun blocco è suddiviso in quattro parti, che sono la length, il chunk type, il chunk data e il CRC. Che vuol dire? Vuol dire che ciascun blocco, no? Noi abbiamo la nostra immagine, sempre questo PNG, ok? che è diviso in blocchi e però se noi andiamo ad analizzare il singolo blocco, quindi questo è il blocco numero 2, all'interno del singolo blocco abbiamo un'altra struttura, ovviamente, che è formata da length, la lunghezza, ok, poi diciamo di cosa, diciamo quanto è lunga, eccetera, eccetera, il tipo, type, il tipo del blocco, i dati del blocco, data e il CRC. Ora la length è un 4 byte unsigned integer, quindi questo è grande 4 byte, ok, perfetto. E specifica però la lunghezza di cosa? Specifica la lunghezza del campo data. Quindi non è la lunghezza dell'intero blocco, ma è solamente la lunghezza del campo data. Perché non specifica la lunghezza dell'intero blocco? Perché l'idea è che tutti gli altri campi, oltre il campo data, hanno una dimensione fissata. Per esempio, il campo length è sempre 4 byte, il campo type è sempre 4 byte, e il campo CRC è sempre 4 byte. Quindi l'unico campo che ha una dimensione potenzialmente variabile è il campo data. Quindi questo è 4 byte, questo è 4 byte e questo è 4 byte. Quindi a partire dalla la lunghezza del data, la lunghezza del blocco è len di data, len di data più 4x3, dove questi 4x3 sono la dimensione degli altri tre campi all'interno del blocco, e questa poi sarà la lunghezza dell'intero blocco. Quindi noi dobbiamo soltanto specificare la lunghezza variabile de dei dati all'interno del blocco. Quindi la length appunto specifica questo. Ora, però qui c'è una nota importante da fare, perché lui dice a 4 byte unsigned integer. Vuol dire che lui utilizza 4 byte, 1, 2, 3 e 4, per specificare un intero, che lui dice un unsigned integer perché non ha segno unsigned. Ora, il modo in cui noi possiamo scrivere un intero in 4 byte, ci sono due modi diversi, e questi hanno a che fare con la endianess. Endia... non so se scrivo così, forse no, prende questo è sbagliato, però si sì, legge endianess. E qual è l'idea? L'idea è che fondamentalmente, che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, il numero, io potrei scrivere il byte 0x, tipo 0000001, 00, ok? Questo è il numero 1, ok? Però se io poi lo spezzo in byte, questi potrebbero essere il byte 00, 00, 00 o 01. Oppure potrei mettere che il byte, quindi in questo caso che avrei? Avrei che come primo byte... Metto quello più significativo e poi come ultimo byte metto quello meno significativo e questo è un modo. Un altro modo per farlo è che io metto il byte meno significativo prima, quindi del numero praticamente 0000001. Metto prima quello meno significativo, ok, prima quello meno significativo e poi come ultimo quello più significativo, quello più significativo tipo questo qui. Questo è un altro modo di farlo. Ora, questo è endianess, che può essere, mi sembra, high o low. E se noi andiamo a vedere, qui, integers and byte order c'è scritto all integers that require more than one byte must be in network byte order. Quindi, che vuol dire, vuol dire che tutti gli integer che sono scritti con più di un byte, quindi che necessitano più di un byte, devono essere scritti in network byte order, che sarebbe l'ordine in cui i pacchetti dell'internet sono codificati, l'ordine con cui si codificano i pacchetti. E l'ordine è questo in particolare: The most significant byte comes first, then the less significant byte in descending order of significance. Ora, il fatto che il, questo utilizza questo network byte order. Dovremmo stare attenti perché? Perché il network byte order è diverso dall'ordine che il processore utilizza per memorizzare gli interi. Perché nel network byte order, il, il byte che viene prima è quello più significativo. Nel modo in cui, per esempio, il processore Intel funziona, è il, Intel, Il byte che viene prima è quello meno significativo. E quindi dovremmo riordinare i byte per tradurre da un numero all'altro: cioè per avere una corretta interpretazione dei byte del numero. Cioè per cercare di capirci, supponiamo di avere il numero tipo 0xf2acb42a. Ok, questi sono un byte, due byte, tre byte, quattro byte. Questo è un numero. Questo uno potrebbe anche diciamo descrivere la sua rappresentazione decimale, no? Che non mi interessa farlo, ma uno lo potrebbe fare. Bene, questo è un numero. Ora, il formato PNG, se tipo io ho un blocco di questa grandezza, che è un numero, come lo scriverei sul file? Bene, il formato PNG dice questo. Ok, F2 è il byte più significativo, allora io metterò F2, poi metterò AC, poi metterò B4 e poi metterò 2A. 2A. E questo è quello che viene detto, appunto, network byte order network byte order. Il byte primo è il più significativo. Quando io però andrò a leggere questo file col mio processore, quindi il mio processore adesso andrà a leggere questa roba, la mia CPU, e come memorizza la mia CPU gli interi? Bene, li memorizza in un ordine inverso, cioè per rappresentare lo stesso intero, io adesso nella memoria che cosa dovrò fare? Dovrò mettere come prima cosa il byte 2A, poi il byte B4, poi il byte C e poi il byte F2. Se io metto nella memoria questa sequenza di byte e dico interpretami questi byte come un intero, ottengo l'intero F2 AC42a, che è proprio l'intero originale 2a che è proprio l'intero originale. Ora, quale potrebbe essere qui l'errore? Che se io vado a leggere questa sequenza di byte. Assumendo che sono intero, e però non faccio questa inversione, cioè non passo, non faccio proprio questa inversione, io leggerei, che numero leggerei? Beh, io mi scriverei, ricopio essenzialmente questo qui, quindi ricopio i byte come sono, F2, AC, poi avrei B4 e 2A, B4 e 2A, e quindi questi sono i byte che avrei in memoria, ma poi come 2A, qui ci sta 2A, ma come lo andrei ad interpretare, questa sequenza di byte come un intero? Bene, dato che il processore utilizza appunto, il fatto che il primo, il primo byte che incontro è il byte meno significativo del numero quando lo interpreto, interpreterei il numero 0x che è 2a B4 AC F2. Ora, questo numero è diverso da quest'altro, cioè questi due numeri. Sono completamente diversi, non c'entrano nulla uno con l'altro. E quindi se non faccio questa inversione, potrei interpretare la lunghezza del chunk in modo sbagliato. Quindi mi devo ricordare di invertire. E più o meno questa era l'idea di, di questa cosa. Dopodiché, continuando, abbiamo length, poi abbiamo chunk type. E chunk type è a 4 byte chunk type code. Quindi abbiamo in cui ciascun byte praticamente rappresenta delle lettere lowercase della codifica ASCII che vuol dire che sono i numeri da 65 a 90 e da 97 a 1255. Dopodiché quindi abbiamo il chunk type, che sono altri 4 byte, ma questi non, so non è un numero, quindi qua non abbiamo il problema di prima, perché il problema di prima era che quei 4 byte rappresentavano un singolo numero unsigned, invece questi 4 byte possono essere letti indipendentemente dagli altri uno alla volta, poi abbiamo il chunk data, che sarebbero i byte dei, dei dati, quindi non ci interessa che sono, e poi abbiamo il CRC che sta per... Cyclic Redundancy Check. Questo CRC è un codice che viene calcolato rispetto all'altro contenuto, quindi a tutto il resto, e viene utilizzato per capire se ci sono state perdite di dati. Cioè, un programma che magari legge un PNG per capire se quell'immagine è stata corrotta, si sono persi dei dati, non, non la posso visualizzare. Lui che cosa fa? Calcola un defly il CRC di questa roba e lo confronta con quello memorizzato nel blocco. Se i due matchano va bene, altrimenti potrei avere un problema. Ora, noi non andremo a implementare questo Cyclic Redundancy Check, ma andremo proprio a copiare il codice che ci dice questo riferimento, CRC Algorithm. Però, volendo uno potrebbe anche, diciamo. Approfondire questa tematica che è molto molto interessante, cioè quella dei appunto uh, cyclic redundancy check, cioè di questi controlli per capire se un file è stato manomesso, se l'immagine è stata corrotta, se qualche byte si è perso e via dicendo. E quindi questa è la struttura di ciascun coso e ritornando, ritornando quindi al nostro, uh, diciamo, binario, PNG hider, se noi adesso facciamo PNG hider con Verbose di una qualsiasi immagine, anzi, non verbose, perché non mi interessa i dati. notiamo quindi che le varie informazioni che sto printando sono il chunk size, che è proprio questo, la length, il chunk type, che è quelli, quei 4 byte sempre che però erano interpretabili come caratteri ASCII, infatti abbiamo idat e chrm, e poi abbiamo il chunk crc, che è un numero che io qua scrivo in esadecimale come 0x, eccetera, e quindi abbiamo fondamentalmente questo tipo di... Noi stampiamo queste cose, quindi nella modalità normale stampo soltanto i metadati, length, chunk type e crc, nella modalità verbose invece... Modalità, quindi faccio BNC hider e qui faccio verbose. Stampo anche i dati veri e propri, quindi il, il pezzo, il, il chunk data. Quindi stampo tutto fondamentalmente. E quindi adesso, proprio per terminare questo video, andremo a vedere come scrivere quel binario. Per eh, diciamo quindi come interagire con questa struttura nel codice utilizzando il linguaggio C. Quindi, come prima cosa andiamo a cercare il nostro file che chiamerò PNG hider. Quindi faccio un touch png hider.c. Ok. Come ecco, se lo scriviamo, i nostri include studio, int main int argc char argv faccio return 0, Qua stampo un semplice print hello world così per, per sport per capire se funziona con new line. Ok, lo compiliamo. Faccio gcc hider o hider, Ok, quindi l'ho compilato quindi sotto l'ho compilato e adesso funziona ora però per non doverlo compilare ogni volta creiamoci una struttura con il makefile quindi creiamo due cartelle, source, anzi creiamo tre cartelle che sono la source, la bin e l'examples nella cartella source metteremo il nostro codice sorgente quindi muoviamo il file png header.c nella cartella source muoviamo invece il binario generato nella cartella bin e in examples adesso ci andremo a mettere un'immagine su cui andremo a fare le nostre tentative le nostre prove e questo me la copierò da questa qui quindi penrose triangle qui e poi faccio primo levi qui ok quindi abbiamo i nostri due file con cui andremo a fare gli esempi dopodiché per andarci ogni volta a gestire questo progetto possiamo creare il makefile il makefile è molto utile perché vorremmo fare due build diverse quindi faccio makefile e nel makefile scrivo cflags uguale dei flags di compilazione, faccio wall per, tutti gli, per, a, per aggiungere tutti gli errori, la versione di C che voglio C11, e poi vedanti nuovamente per aggiungere altri errori. Dopodiché, praticamente ho un target all, il target all farà clean e png hider. Dopodiché, clean, il sottotarget clean andrà a fare l'rm-r di bin png hider e di bin, facciamo di bin dalla cartella corrente e di bin di tutti gli file oggetto che, che potrebbero essere generati, però a noi non ci interessano perché non penso che noi generiamo file oggetto object files, per il resto invece, quindi che vuol dire? Vuol dire che quando io faccio make, make all, lui andrà ad eseguire questo target, per eseguire questo target andrà ad eseguire prima il clean e per eseguire questo target andrà ad eseguire questo, do, questo comando, cioè ci andrà ad eliminare il file compilato precedentemente nella cartella bin e tutti i file object e poi andremo a fare il target png header che sarà quello che effettivamente compilerà il file, e questo file dipenderà dal file sorgente pnghider.c e il comando che eseguirà per gestire questo target. Quindi, qua sto dicendo questo target dipende da questo file, quindi se questo file cambia, questo target deve essere nuovamente eseguito. E qua metto cc per dire il compilatore, tipo gcc, poi metto cflags per dire ok, qui ci vanno le flags di compilazione. Poi metto trattino o per dire l'output file, e lo chiamerò pnghider png e il sorgente. PNG hider nuovamente.c. E quindi questo è più o meno è la struttura del makefile adesso. Devo semplicemente fare make all. E lui mi dice: Ok, impossibile rimuovere che file non esistente. Quindi magari togliamo questa cosa. Perché ah no, ok, posso semplicemente fare non trattino RM, ma trattino F per dire force remove. Ok, e quindi lui che mi fa? Praticamente mi fa: Quando io lo chiamo, mi fa prima l'RM e toglie tutti gli object file Dalla cartella Bin e tutti i file Bin pg, PNG hider. E dopo che mi fa questo rm, mi fa con cc, trattino, quindi mi compila il file effettivo. Quindi così facendo io alla fine. Poi avrò sempre in bin il binario pronto. Il binario pronto, bin uh, png either, che mi stampa ovviamente world. E quindi una volta che ho scritto questo assoluto document file, io mentre sto editando il codice posso fare semplicemente ctrl c, ctrl c, faccio make, trattino f, make file all. E lui però qua mi dà un errore, un errore di path, perché fondamentalmente adesso devo cambiare le path sul makefile, perché qua ovviamente non è più un punto src, ma sarebbe un punto, perché la cartella corrente in cui eseguo il makefile è la cartella source, quindi qua devo andare una indietro e faccio bin e, una, e quella corrente e faccio source. Diciamo che questo non è proprio il modo migliore, sicuramente ci sono tanti modi migliori per gestire queste cose. Questo è giusto quello che ho trovato adesso, velocemente. Ok, adesso io faccio Ctrl+C Ctrl+C ctrl, ctrl makefile, 39f, makefile, all. E lui mi rimuove il file e mi compila quello nuovo. E quindi adesso posso scrivere molto più velocemente il codice. Ora iniziamo ovviamente andandoci a parsare più o meno, eh, diciamo, le, le opzioni. E quindi facciamo la prima cosa è parse arguments. Parse arguments. Ora io non... non non incentivo a utilizzare questo modo di parsi negli argomenti perché è molto banale, in realtà ci sono delle librerie che lo fanno mille volte meglio, questo è un modo molto molto primitivo, quindi definisco una serie di puntatori che sono charOptions, options, uno per opzione, image file path, file to file path e output file path, quindi ciascun puntatore punterà ad una particolare stringa ripresa dagli argomenti dell'utente. Poi faccio bool allora per bool sarebbe un tipo booleano però in C non ci sono i tipi booleani nativi quindi per utilizzarlo devo includere la libreria include std bool e lui definisce questi tipi S std bool.h. Una volta che ho introdotto il tipo bool posso fare bool help mode uguale false poi posso fare verbose mode e section mode verbose mode e section mode e queste sono le cose che posso attivare con le varie flag trattino S quindi sono le tre modalità opzionali di utilizzare il binario. Dopodiché faccio se argc è uguale a 4, se ho 4 argomenti, io assumo in questo caso, not assuming, o avrei o, il binario, quindi png header.c. Poi io ho praticamente image, input, diciamo qui assumo praticamente l'usage che ho fatto vedere prima, che era questo qui, usage, assumo questo tipo di cosa, questo tipo di struttura. E ovviamente magari uno potrebbe romperlo se cambia gli argomenti o l'ordine degli argomenti Quindi comunque assumo questo tipo di struttura e quindi faccio semplicemente WriteMode uguale true Ok, quindi WriteMode, qui lo devo pure mettere WriteMode Vuol dire che sto scrivendo, che voglio scrivere una nuova immagine ImageFilePath uguale argv 1 Che sarebbe il file path all'immagine che voglio leggere file to hide. file to hide. File path uguale argv 2 che sarebbe il file che voglio nascondere, il segreto che voglio nascondere, e poi output file path uguale argv3, che sarebbe l'immagine di output. Questo però lo sto assumendo, ripeto, non sto controllando che sia effettivamente così. Altrimenti, else if argc uguale uguale a 3, se invece ho tre opzioni, allora sto assumendo il tipo di quest'altra situazione in cui essenzialmente ho un'opzione, quindi praticamente dico ok, options uguale argv1 e image file path adesso argv2, quindi praticamente io sto assumendo qui un'opzione della zero input image e qui ci posso mettere una flag che può essere o hvs praticamente o questo tipo di, di cose, una, però non eh, solo una di queste tre, solo una, assume only one option at a time con questo tipo di struttura, ok? Dopodiché dico se invece else if c di uguale a 2 allora solamente l'immagine, ok? Quindi argv -ARG -ARG di 1 è solamente l'immagine. Altrimenti posso stampare un messaggio di errore stdr e dico usage e qua metto l'utilizzo che sarebbe questo hvs image png file to hide appunto, diciamo file to hide senza punto txt perché posso proprio in generale posso utilizzare altri tipi di file. E Poi faccio slash n poi faccio argv di 0 dove argv di 0 negli argomenti contiene il nome del programma e quindi qui sarà usage nome programma e poi tutti questi output e poi faccio un exit di 1. Ora qui secondo me mi serve una libreria Include Vediamo un po' se si lamenta Sicuramente si lamenta Perché c'è la funzione exit che sta in stdlib Ok Stdlib E poi vediamo un po' Ok va bene Funziona E poi se io lo eseguo Faccio semplicemente bin Faccio bin png hider Lui mi dà usage Questa roba Perfetto Dopodiché per testare che uh, Diciamo Per testare le cose introduco una, una cosa di debug un modo per, per generare due binari diversi uno di debug e un altro no faccio if def debug se utilizzo la flag debug allora define debug print come un if di 1 else define il debug di print come un if di 0 e poi faccio end if ora così facendo io adesso che posso fare? posso semplicemente fare una debug print e qua metto praticamente print arguments e Qua ci metto altre cose tipo ci posso mettere un una slash t per dire metti un tab e faccio image file path uguale qua metto questi apicetti, eh, diciamo gli apicetti strani questi qua che è un abicetto grave mi sembra image file grave non so come non so come si dice essenzialmente poi abbiamo altre cose tipo diciamo image file path e poi vabbè possiamo per adesso proviamo con questo. Ora, come funziona questo tipo di struttura? Adesso io ho detto, se tu mi compili con la directory debug, tu mi fa un if di 0, quindi questo si traduce in if di 1, e quindi mi stampa sempre queste cose, è come se fosse un printf ma di debug. Altrimenti, se io non ti metto la directory debug quando compilo, tu questo me lo cambi in if di 0, e quindi questi print arguments non li stampa quando lo eseguo. E questa è l'idea, però per fare questo... Devo cambiare il makefile Perché nel makefile adesso devo mettere Una sezione di debug Cioè devo mettere l'abilità di mettermi una, una, una build di debug fondamentalmente E la build di de debug la chiamerò AllD e chiamerò clean Quindi il target clean è lo stesso Non cambia Quindi il target clean è sempre lo stesso Però se io faccio allD che sta per all debug che, che chiamo? Chiamo clean e poi faccio Debug png hider Cioè chiamo un altro target Un altro target questo debug PNG header dipende sempre da PNG hider, ma quando lo vado a compilare lo compilo utilizzando anche la flag di debug, quindi faccio, faccio D debug e facendo D debug io lo compilo con la flag debug e quindi avrò una debug build. Se lo voglio provare faccio make all D, make all D nessuna regola per generare l'obiettivo, ah perché ovviamente devo stare ovviamente qui dentro, ok faccio make all D, ok lui mi ha, lui mi ha generato il binario però questa volta con la flag di debug e quindi vado in bin lo chiamo sempre build.png hider, lui mi fa usage, se qua metto usage tipo hello.png, lui mi stampa arguments, ok? Quindi lui adesso mi ha stampato l'argomento hello.png, così io capisco che lui l'ha preso correttamente. Se invece genero un'altra build che non è di debug, facendo semplicemente make all, senza il di sotto, lui mi stampa adesso la build, non di debug, ma quella di release, perché non ci mette la flag debug, e quindi se io lo chiamo di nuovo, lui adesso non mi stamperà più quell'arguments. E infatti lui non mi stampa nulla, perché quell'argomento era soltanto per la build di debug. E quindi questo è, diciamo, quanto. Dopodiché andiamoci a parsare le varie modalità. Quindi qui ho, diciamo, un parsing, eh, diciamo, parsing various modes of operation. E quindi io che faccio? Dico semplicemente se ho un'opzione, if options, devo dire ok, help mode è uguale a mem compare di options e la stringa, diciamo, trattino h. Lunghezza 2 uguale, uguale 0, cioè che vuol dire che ho chiamato la funzione memCompare. Ora la funzione memCompare prende praticamente, due stringhe. Questo è un puntatore o una stringa. Questa è proprio una stringa arcoded. Prende una dimensione e verifica se queste due stringhe hanno questi, questa quantità di byte in comune. In questa fase quindi che sto vedendo? Sto vedendo se la stringa options e la stringa trattino h hanno, hanno due byte in comune. Ovviamente qui dovrei anche assicurarmi. Che diciamo la, la, la length di options è in un certo senso almeno 2. Però qui dico if options. Potrei fare if options and strlen di options è maggiore di 2. È maggiore o uguale di 2. Vediamo un po' se compila. Però questo mi sa che ho bisogno della libreria string h. Quindi qua sto dicendo se posso uh, string h. Ok. Quindi faccio così, ok, mi funziona. Però anzi facciamo questa cosa, dato che io voglio che le opzioni sono solamente una flag alla volta, potrei fare if options, qui faccio un bel assert e dico strln di options è uguale o uguale a 2 e qua metto, altrimenti se questa non è vera, eh, anzi non è uguale o uguale a 2, è diverso da 2, perché se è diverso da 2 questa assert si attiva e qui metto invalid length for options, invalid length for options, ok. Quindi che vuol dire che cosa fa questo assert? Tra l'altro lo devo pure importare, perché altrimenti se compilo mi dà un errore, mi da un invalid assert, devo importare assert.assert.h, assert.h, io lo ricompilo, adesso mi funziona. Ora qual è l'idea dell'assert? L'assert mi permette di crashare il programma se una condizione è verificata. Perché io non voglio che il mio programma es esegui quando per esempio si corrompe la memoria o cose del genere. Quindi io dico, dato che sto facendo questa mem compare, cioè sto comparando i primi due byte della stringa arcoded-h, che so che esistono, perché è arcoded appunto, e della stringa options, che è un puntatore ad una stringa che però mi passa l'utente E quindi su questo non so se esistono, potrebbero non esistere. Per assicurarmi che la lunghezza sia proprio uguale a 2, dico, guarda che se tu metti qualche opzione, ma la lunghezza delle opzioni non è 2, allora tu mi crashi proprio l'intero programma e mi stampi il messaggio. Invalid length of options quindi se noi lo vogliamo testare faccio un make all d e vado in bin png either, e poi faccio tipo trattino v e lo.png e lui mi fa main assert invalid length. Ok no, mi sono sbagliato perché fondamentalmente qui quant'è? Se io faccio un print F di options, anzi faccio un printf e poi mi stampo anche la dimensione st, strln di options, uh, faccio un make, make all. STRLN con una L Ok, faccio make the all e poi faccio invio tipo trattino V. Mi dice V2 diverso da 2 if options if options, ok. Ok, no, qua mi sono confuso perché sono un po' stupido così, nel senso che l'assert fa crashare il programma se la condizione non è verificata. Quindi noi qua dobbiamo mettere una condizione che deve essere sempre vera, cioè devo asserting, devo dire, ok, questa condizione deve essere sempre rispettata altrimenti mi crash il programma e qui la condizione che deve essere rispettata è che appunto la lunghezza delle opzioni deve essere esattamente 2 altrimenti abbiamo un invalid length quindi adesso dato che ho modificato dal not2 al 2 adesso ho fatto sempre un make all d per dire build di debug e qui semplicemente adesso non mi crash se però metto un'opzione tipo vh lui mi crash perché ho un invalid length per le opzioni e quindi questo diciamo è per quanto riguarda la cosa dopodiché la help mode come capisco se, se sto in help mode per io devo fare una memcompare tra le options e, la tra, e il trattino h cioè se l'opzione che gli ho dato è proprio trattino h e, qui, e questo vuol dire che questa funzione memcompare ritorna a 0 quindi se questo è uguale uguale a 0 allora help mode diventa true perché appunto questo ritorna un valore booleano 0,1 a seconda se il risultato di memcompare è 0 se il risultato di main compare è 0 Allora help mode deve essere a true Perché vuol dire che come opzione ho messo trattino H E la stessa logica la posso applicare per le altre modalità Che sono la verbose mode E la section mode Section mode e verbose mode Tanto cioè, che qui devo cambiare in trattino V e trattino S E qui posso allineare in questo modo diciamo Anzi posso allineare in questo modo Ok e quindi abbiamo questo tipo di, di cosa Dopodiché Qui dico ok se io ho un'opzione un Ma questa opzione non è né help mode Né verbose mode e ne section mode quindi è un altro tipo di opzione allora io semplicemente faccio exit e qua stampo un messaggio nello standard error spr: dico diciamo error anzi faccio usage usage flags allowed are anzi faccio proprio error flags allowed are trattino h trattino v e trattino sec col sec name che poi andremo a capire che cos'è questo sec name e quindi ho questa roba. Quindi adesso se io nuovamente lo ricompilo, lo ricompilo e qui faccio sempre con vh, lui mi fa un core dump. Ma se faccio tipo vd, vd ha la lunghezza giusta, ma non è nessuna delle cose. Allora lui mi fa: ok, mi, mi finisce in error e mi stampa che le flags allowed are quest'altro tipo di flags. E quindi abbiamo questo tipo di, di funzionamento. Dopodiché, se sto in help mode, quindi faccio un debug print, quindi fa nel debug print adesso mi posso pure stampare che tipo di modalità ho attivato. Quindi faccio help mode. Qui metto un trattino D e, e stampo il mode fondamentalmente. E poi ovviamente lo posso cambiare con section e verbose. Quindi qua faccio verbose sotto section e lo cambio pure qui. Verbose e section. Perfetto. Quindi qua posso ordinare rispetto a questa cosa e ordino questo tipo di cose in modo che sia un po' più clean. Image path. Questo qui allineo. Sto facendo un po' un, un lavoro orribile a ordinare. No, va bene così perfetto ok quindi ho questo debug print e così posso capire quale modalità ho attivato e, ok continuando se ho attivato la help mode devo semplicemente stampare la funzione usage argv di 0 return 0 dove la funzione anzi la funzione usage posso semplicemente stampare questa roba anzi no usage è una stringa un po' più involved e quindi praticamente posso anzi if help mode ok si sì. eseguiamo la funzione usage con argv di 0 dove la funzione Usage me la definisco qui sopra Ed è una funzione che ritorna nulla, quindi è un void E prende come intero il nome del programma E stampa praticamente Usage Poi metto il nome del programma hvs Image.png E faccio Name Dopodiché faccio un'altra printf per dire anzi Per, di per mettere una new line Poi faccio un Trattino T, trattino H Faccio uno spazio Printing Help Menu E faccio una, un coso Altrimenti ho frente V e S, la V è per dumping all data of all sections e la trattino S invece è per dumping all data of section sec name, dove l'altra qui deve essere usata come sec name, ok? ok in questo modo e quindi ho questo helper menu ovviamente pure questo è fatto in modo orribile ci sono mille modi migliori per farlo però questo è veramente artigianale se vogliamo quindi se praticamente sto in help mode io stampo il messaggio usage con il nome del programma e poi ritorno perché ho finito quindi cerchiamo di compilare va bene quindi cerchiamo di vedere ok se io tipo trattino h e lo.png lui mi stampa praticamente l'usage del binario e mi stampa anche perché questa è una build di debug gli argomenti che ho che utilizzato che sono image path e lo l'alpmod è 1 perché ho l'alpmod e tutti gli altri sono 0 quindi mi stampa lo usage però qui ho un piccolo bug perché se io faccio solo trattino h lui pensa che questo trattino h è un'immagine e quindi praticamente lui come image file path mi prende questo trattino h ma io vorrei soltanto stampare l'alpmod quindi per cercare di fissare questo piccolo bug posso andare che praticamente if uh, argc uguale a 2 Qui posso dire, ok, se if mem, diciamo, posso dire if strlen di argc è uguale a 2 and mem compare di, anzi non di argc, ma di argv di 1, perché sarebbe il primo argomento, oltre il nome del programma. Perché in argv di 0 c'è il nome del programma, in argv di 1 c'è il primo argomento. Quindi se argv di 1 trattino h è 2, allora semplicemente devo dire che image file path uguale null e basta. E help e faccio options uguale argv di 1 esatto. Altrimenti, quindi questo è un if in questo modo: ok. Altrimenti faccio image file path. Quindi questo è handle case handle case when only trattino h is given. Perfetto. Quindi abbiamo questa roba. Vediamo se funziona. Quindi su due argomenti faccio questo controllo extra, altrimenti no. Quindi adesso nuovamente compilo, mi da un errore. Perché qua c'è un'altra parentesi, ok? Perfetto. E se io vado a fare così, lui adesso mi stampa. Mi stampa nuovamente, non sembra funzionare. Perché? Perché fondamentalmente, io faccio il mem compare. Se di 2 end. Sono interessato a stamparmi printf la lunghezza di questa roba, per capire se effettivamente potrebbe essere corretto. Mi faccio così. La lunghezza è 2, ok? Il memcompare, ah ok, ok, perché il memcompare ritorna a 0, devo fare and and memcompare uguale uguale a 0, giusto, giusto, qui praticamente quell'if, quell'if lui mi ritornava a 0 in caso di successo, ma lo 0 nell'if viene, viene interpretato come valore di falsità, quindi dovevo fare in questo modo, ok, adesso dovrei avere il messaggio giusto, quindi image file path è null, e ho usage, quindi se lo faccio così semplicemente gli usage, altrimenti faccio trattino h test.png, nuovamente ho usage, ma qui mi dà pure l'image pat, perfetto. Quindi, questo è uh, ok, dovrebbe andare. Questo lo metto qui sopra, perfetto. Quindi qua abbiamo stampato praticamente le varie opzioni. E adesso possiamo iniziare, ok, Start start to read image.png, anzi, input.png quindi adesso andiamo a leggere l'immagine e se abbiamo la modalità, diciamo in un certo senso, Write, questa qui che l'abbiamo attivata qui, andremo non solo a leggere ma anche a scrivere. Se non abbiamo la modalità Write, andiamo solamente a leggere. Quindi prima di iniziare proprio a leggere il file, però c'è una cosa che dobbiamo fare. Ci dobbiamo salvare la sezione nella modalità Section Mode che vogliamo estrarre perché il nostro binario lavora anche in questa Section Mode fun functionality che permette di dampare tutti i dati di una particolare sezione. Quindi per capire qual è la sezione che vogliamo estrarre, facciamo definiamo questo array di 4 byte, section, lo inizializziamo a 0 e poi se ci troviamo in section mode, if section mode, andiamo a copiare i byte il, il nome della sezione che ci ha dato l'utente all'interno di questo array e facciamo una mem copy di section options più 2 e poi di 4. Ora è importante qui mettere un 4 hardcoded. Perché vuol dire che noi dobbiamo copiare delle cose in questa sezione. Se noi qua avessimo messo, per esempio, che ne so, la lunghezza di options. Cioè la lunghezza dell'input dell'utente, magari più 2 perché i primi 2 byte erano del trattino S, no? Tipo trattino S text, tipo, e lui mi, mi copiava tutto questo. Ma se io mettevo qui una cosa molto, molto grande, lui avrebbe copiato in questo array di 4 byte un qualcosa molto più grande di 4 byte, e questo avrebbe portato ad un buffer overflow. Per evitare questo buffer overflow, qui mettiamo arcoded la lunghezza. Che vogliamo copiare? Che è proprio 4, così che in section ci, ci finirà sempre una cosa buona perché avremo solamente 4 byte, 4 char byte. E quindi questo è molto importante molti errori in C derivano proprio da situazioni come queste in cui il programmatore scrive in un array più della memoria che potrebbe contenere, o comunque il programmatore non controlla quanti byte vanno a finire in un array, e questo prova della corruzione della memoria ed eventualmente proprio ad un vero e proprio controllo del binario da parte dell'attaccante. Quindi, qua in section mode, stampo anche section uguale, e qua stampo semplicemente la sezione sotto forma di stringa, quindi section. Della serie adesso se io faccio semplicemente così, anzi io faccio così, poi faccio bin, png, header, faccio txt, example, pendross, triangle. Lui mi dice OK, options uguale uguale a 2, no, oppure allora facciamo in questo modo: se praticamente se è 2 oppure può essere anche, può anche essere, options di 2 più 4 uguale uguale a 6, ok, perché. 2 è nel caso in cui ho soltanto questa qui, 6 è nel caso in cui ho trattino S e poi 4 altri byte, ok, quindi c'è questa condizione in più, e quindi qua mi stampa text, se io metto qua per esempio qualcosa di più grande di 4, eh, tipo qua, lui mi stampa che questa cosa è fallita, e se io li metto tipo soltanto, se io li metto soltanto S, vediamo un po', ok, se io li metto soltanto S, qui comunque non va bene perché lui va a leggere 4 byte... A parte da option più 2 e quindi faccio fondamentalmente qui devo fare un assert sempre che è settore di length di options di options è uguale a 6. Altrimenti faccio invalid, invalid length of section name ok quindi cerco di mettere più controlli possibile per evitare che il programma va in uno stato che io non voglio. Quindi faccio così, lui mi stampa, ok. Ma tu hai stampato una S, ma non mi hai detto che sezione vuoi. E la sezione è specificata da 4 caratteri: 1, 2, 3, 4. E in questo caso lui ci prende correttamente la sezione, che è 4 caratteri, e ci prende che è una section mode. Se io stampo 3, lui nuovamente si anzi, lamenta perché non può essere di 3, deve essere semplicemente di 4 byte e basta. E adesso abbiamo proprio finito di passare tutte le cose dell'input e possiamo procedere effettivamente con la lettura. E per quanto riguarda procedere con la lettura, la prima cosa da fare sicuramente sarà leggere la signature del file PNG. Prima, però, ovviamente, di leggere la signature dobbiamo aprire i file. Quindi mi definisco tre puntatori alla struttura file che chiamerò input file, file to hide. File to hide, questo è sempre un altro puntatore. E poi un altro puntatore output file. E aprirò ovviamente i file. Quindi input file lo apro sempre e faccio con una funzione. Allora, qui per aprire il file definirò una funzione open file. Image file path che sarebbe la path e poi la, la, la modalità di lettura. Questa funzione open file fondamentalmente che cosa fa? La funzione open file chiamerà le, le funzioni della, della standard C library. Ritornerà quindi un puntatore a file, questa open file. Prenderà un file path e una modalità di apertura. E dirà semplicemente un file D, un fopen di file path e mod. Quindi fa un fopen, ma controlla anche l'errore. Così embeddiamo il controllo dell'errore. Facciamo if not file D. Cioè se non ci ha aperto il file, allora stampiamo un messaggio nello standard error dicendo error e poi facciamo could not open file e qua mettiamo il file che non possiamo aprire. E perfetto. File path e qua ci mettiamo anche il messaggio di errore. Quindi file path e poi faccio str error erno che sarebbe una variabile che viene settata quando accade un errore nella deriva standard c ma questo lo dobbiamo sempre, mi sembra, importare. Exit 1 e poi faccio return file d. Se io compilo così, lui mi dà uh, implicit declaration, quindi devo includere, include erno.h, ok. Ok, implicit declaration, questo sarebbe strerror, error, ok. Ok, mi ha finito di compilare. Prima di andarlo ad eseguire ovviamente abbiamo una, prima una file e poi abbiamo una close, diciamo una, una close che ci chiude i file. Quindi abbiamo una fclose di input file, quindi vediamo un po' se questo funziona. Ok, e poi lo, lo eseguo così: invalid cause perché così, perfetto. Quindi ce lo, ce lo esegue. Dopodiché, qui ovviamente abbiamo sempre il file di input. Lo apriamo sempre questo qui. Ma il file da nascondere e il file di output li apriamo solamente se siamo in modalità scrittura. Cioè, lo apriamo solamente se dobbiamo nascondere qualcosa. E quindi faccio file to hide, file to hide, farò sempre un open file. Sempre in modalità RB, allora la modalità RB qui sta per read e sta per binary, cioè leggimi ciascun byte alla volta, non interpretarli come codifiche ASCII o codifiche UTF8, leggimi solamente i byte del testo. Qui ci metterò ovviamente file to hide file path, file to hide file path, file to hide file path e questo lo faccio sia per il file to hide che per l'output file, output file e qua ci metterò output file path, quindi output file path, ok. E quindi apro queste due cose e ovviamente se sono dei da write una volta che li ho aperti li ho chiusi. Quindi qua c'è la lettura che lo devo fare e poi una volta che li ho aperti dovrò fare un F close di queste due robe che sono praticamente file to hide e output file. Ok. Adesso possiamo procedere con la lettura. E la prima cosa da fare è check for PNG signature e quindi note. For png signature. Ora, qui mi definisco un array uint 8 t sig di 8. Anzi, questo è un array di 8 che sarebbero unsigned integer di 8 byte, però e che sono gli 8 bit della signature, e per fare questo, mi sa che devo importare una libreria. Vediamo un po' uint stdint.h, appunto giusto. Quindi importo include stdint.h quindi lo ricompilo, va bene. Ora questo 8 in realtà lo possiamo mettere arcoded come qui, come una specie di costante. Define e scrivo png signature sigcap 8. png sigcap. png sigcap. Ok. Dopodiché scrivo questa funzione e queste funzioni le ho riprese da Zotting. Quindi consiglio poi di andare a vedere il suo codice perché sono molto pulite e mi piacciono molto. Quindi essenzialmente le ricopierò. Questa funzione che fa? È chiamata Read readbytes or panic. E serve per leggere i bytes dal file di input e se in caso di errore va in panica e fa crashare il programma. Quindi chiamerò input file, sig e png sig cap. Quindi questa funzione come funziona? Prende in input gli argomenti che sono il file da cui dobbiamo leggere, il buffer in cui dobbiamo scrivere i file, i byte letti e la quantità di byte da leggere. Se riusciamo a leggerli va bene, altrimenti andiamo in panica. Infatti, questa puntone la diciamo, scriverò proprio qui in alto. Qui in alto lo chiamerò non ritorna nulla. Read bytes or panic e prende un file, prende un puntatore a void e prende un capacity in termini di size T, dove size T è una quantità che dipende dall'architettura con cui stiamo lavorando. E Diciamo idealmente questo valore ci permette di indirizzare tutta la memoria del nostro programma. Ed è per questo che dipende dalla partic dal particolare processore con cui stiamo lavorando. Se abbiamo un processore a 32 bit, o comunque con una certa determinata memoria, avremo un, 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 un cap di size, altrimenti ne avremo uno più, più grande quindi la funzione che effettuerà la scrittura vera e propria sarà la fread. La fread prende quattro argomenti. Il primo è il buffer in cui vogliamo scrivere. La seconda è la quantità di byte che vogliamo leggere dal file, che si chiama buff capacity. La terza è quanti blocchi di capacità buff capacity vogliamo leggere dal file. In questo caso vogliamo un solo blocco da buff cap di byte e l'ultimo coso è il file da cui vogliamo leggere, quindi questo file. Quindi lui leggerà dal file, dalla struttura file, un blocco di quantità buff cap e li metterà in buff e lui ci ritorna un size n che sarà il numero di, di blocchi letti. Noi diciamo quindi: se è andata bene, il numero di blocchi letti sarà 1, altrimenti è, sarà diverso da 1. Se n è diverso da 1, è quando prende, che poi, questo che significa? Significa che abbiamo tipicamente, possiamo avere varie situazioni. O abbiamo una situazione di errore o abbiamo finito il file e quindi non ci sono più cose da leggere, oppure ci sono altre cosi, magari undefined. Quindi abbiamo se f error di file. E per capire qual è stato ciò che non ci ha permesso di leggere tutte le cose dobbiamo andare ad analizzare la struttura file. Perché la chiamata F read va a modificare la struttura file attraverso un side effect a seconda di quello che è successo. Quindi se c'è un f error, allora io stampo nello standard error, dico error. Cool not read. E poi faccio. u bytes from file. E dove ZW sarebbe un, un modo per stampare questo size T. Quindi buff cap. Buff cap. E qua metto pure l'errore. Qua metto l'errore. E qua metto str error di erno. E poi faccio un exit di 1 Altrimenti. Se sto allendo file. Vale questa F o Questo mi dice se ho finito il file. Quindi non c'è nient'altro da leggere. E in questo caso dico ok. Praticamente could not read from file, from file, reach the end of file, reached, reached end of file, ok, quindi ho, ho raggiunto la fine del file, quindi qua non devo stampare nessun messaggio errore perché so qual è, altrimenti questo in realtà non dovrebbe mai accadere, questo è tipo unreachable, cioè nel senso che l'esecuzione qui non dovrebbe mai venire, ma noi comunque copriamo il caso, con un assert 0, un assert 0 è sempre falsa, e quindi facciamo sempre fermare il programma, Unreachable, qua scrivo semplicemente unreachable. Unreachable, ok. E quindi questo non dovrebbe mai accadere. Una volta che ho fatto questo, vediamo qui che cosa c'è. Perché mi dà, da... ok va bene Un'altra volta che ho fatto questo posso semplicemente ritornare Vabbè non serve però lo faccio E quindi ho questa mia funzione per leggere i byte Ora una volta che ho scritto posso leggere questi byte e li posso mettere nel buffer sig Quindi adesso io posso compilare, mi compila perfetto Però una volta che li ho letti, ovviamente devo confrontare che cosa ho letto Quello che ho letto è la signature di un, di un png E per fare questo posso utilizzare la funzione memcompare MEMCMP ora la funzione memcompare prende due buffer quindi il buffer 1 e il buffer 2 pngSIG e la quantità di byte che voglio confrontare di questi due array dove pngK era 8 perché la signature di un png è 8, sig è la signature del file che stiamo leggendo mentre pngSIG sarà un array che dobbiamo definire che rappresenterà che lo definirò qui come costante una const unit 8 di pngSIG di PNG Sig K perché sono 8 byte e quali sono questi valori? Noi li prendiamo direttamente da qui. Cioè noi prendiamo questi valori perché questa è la signature di un perfetto quindi questa è la signature di un file PNG. Quindi noi confrontiamo ciò che leggiamo rispetto a questo. Quindi faccio read byte or panic, faccio una mem compare. E a seconda del risultato della mem compare, potrò avere che se la mem compare è diversa da 0. Quindi faccio if la mem compare è diverso da zero. Vuol dire che il mio file frintf stdr error missing png signature. Anzi, facciamo png signature not valid not valid in. E qua metto il nome del file image file path. E praticamente ho questa roba. E, e basta. Quindi, diciamo, questo è quanto. Tra l'altro, notiamo che. In realtà le risorse io non le chiudo correttamente perché quando vado in exit qui dovrei fare un clean up delle risorse. Quindi se vado in exit qui ho delle risorse che non vengono chiuse, però alla fine il sistema operativo ce le gestisce. Questo non è un programma troppo grande, quindi questo tipo di errori di programmazione il sistema operativo ci aiuta in questo senso. Altrimenti dovremmo gestire ogni tipo di execution path, quando andava alla fine dovremmo chiudere tutte le risorse. Ma appunto il sistema operativo lo fa per noi e questo è comodo, però è sempre importante Comunque notare queste piccole cose anche se poi non le riusciamo proprio a sistemare mentre scriviamo il codice, altrimenti verrebbe molto più difficile. E anche questo è anche un po' una critica che si può fare a, a linguaggi come il C, cioè che lasciano troppo da fare al programmatore. Quindi è sia molto potente da un lato, ma sia molto difficile poi scrivere del buon codice dall'altro. Però dopo aver fatto questa, prima della exit facciamo una debug print in cui ci stampiamo semplicemente la signature che abbiamo letto quindi signature ok e poi faccio print e poi faccio per stampare la signature chiamo una funzione chiamata print bytes che prende un array e una quantità di byte da printare e questa funzione fondamentalmente che fa stampa i byte che me la vado a definire qui sopra questa uh, diciamo sarà una void print bytes void print bytes quindi prenderà appunto un tipo di, di void buff ok e quindi faccio un for size t i uguale 0, I più piccolo di buff cap, I++, qui che faccio? Faccio un printf di dei bytes, ora però come me li stampo i bytes? Anzi la funzione non, non sarà un puntatore a byte perché per stamparli devo capire che tipo sono, quindi farò un puntatore a Uint8T, quindi unsigned di 8, byte, di 8 bit. Faccio print trattino D e poi faccio buff di I. Quindi io mi itero su questo array, su questo array di buff, per questa capacità, buff capacity, e poi stampo una new line e stampo un byte dopo l'altro. Questo è molto semplice. Qui metto un, un divisore tra le funzioni per gestione dei bytes e, e le altre. E quindi altrimenti facciamo un ok. Quindi proviamo adesso quello che abbiamo scritto. Se ci sono errori, non ci sembrano esserci errori. Adesso abbiamo questo bin e facciamo un png hider. Io gli posso dare un'immagine di input, tipo per esempio penrose triangle. E lui non, mi, non, mi, non si lamenta. Anzi, facciamo così: facciamo che io il debug print della signature lo faccio a priori. Quindi lo faccio subito qui, qui sotto. Faccio il debug della signature e poi, se non matcha, esco. Altrimenti continuo. E qua, ovviamente, devo leggere la restante parte. Quindi devo ricompilare. Ricompilo, rieseguo. E lui qua mi stampa la signature, che sembra essere quella corretta rispetto a quello che eravamo segnati della, diciamo delle immagini PNG. Dopodiché, però, supponiamo adesso di dargli un altro file tipo primolevi.txt. Lui qua che ci dice? Ci dice che questa è la signature che lui legge, che non è questa, e quindi questa non è una valid signature. Se noi adesso prendiamo un'altra immagine PNG, tipo. Quindi adesso io ho semplicemente stampato, ho semplicemente scaricato da internet molto velocemente una PNG a random per testare, per vedere se questa funziona rispetto a. La signature, e lui ci dice: Ok, la signature è la stessa, cioè la signature è uguale a quella di Penrose Triangle, sono tutte uguali. Se fosse diverso, lui si lamenterebbe e uscirebbe. E quindi questo è per quanto riguarda la lettura della signature. Ora continuando, quello che dobbiamo fare è dobbiamo iniziare a leggere tutto, fondamentalmente il resto. Ora continuando, dopo che abbiamo letto la signature dal file di input, qua ci sono due cose che possiamo fare. Se stiamo nella modalità write mode, dobbiamo anche scrivere la stessa signature nel file di output. Perché? Perché il file di output, cioè quando io passo da input ad output, quando io passo dalla input image, questa sarà la input.png e vado all'output, alla output, io devo copiare tutti gli stessi metadati, quindi se qua c'era una signature io pure qua avrò la stessa signature e poi però devo embeddare in quest'altra una cosa che qui non c'era, che era quel file di testo all'inizio, che tipo ne so, primo primolevi.txt. Quindi comunque devo copiare tutti i byte e poi però qua devo aggiungere qualcosina. Quindi vuol dire che la signature sicuramente la dovrò scrivere. E per scrivere, if mode farò write bytes or panic. In quale file? Sempre questa write sarà la controparte della read, però in modalità write. Nell'output file. Di qua, di dove, dove, che cosa devo andare a scrivere quindi qua scrivo da che buffer, dal buffer sig quanti byte png sig k byte e quindi questa funzione praticamente me la scrivo qui void write bytes sarà file poi sarà void e poi sarà size di buff cap buff cap qua sarà buff e qui adesso ci scriviamo questa funzione e uh, così possiamo continuare e quindi la sintassi di questa write bytes or panic sarà molto simile a questa f read, soltanto che qui al posto di output file scriviamo file e basta. E qua facciamo sempre un f questa volta, non f read, ma poi il resto è uguale, cioè adesso questa f sarà, prendi dal buffer buff una capacità di buffer caps, un blocco di capacità buffer cap e scrivilo nel file file, e lui mi ritorna il numero di blocchi che ha scritto. Se questi blocchi, è diverso da uno perché l'ho detto scrivimi un blocco di questa, di questa capacità, se il blocco che ha scritto è diverso da uno, faccio, beh, se è andato in errore, f error di file è un conto, altrimenti è un altro conto, assert. Ovviamente qua non c'è più il coso end of file perché qui sto scrivendo, questo dico che è una reachable, è una reachable. e qui semplicemente stampo il messaggio, questo qui, soltanto che non sarà più call not read ma quel not write, to file. E quindi praticamente ho questa roba, quindi ho questa, diciamo, la stessa più o meno idea, soltanto che adesso... Sto leggendo la signature e se siamo data bright la sto anche scrivendo. E qui nel mezzo dovremmo fare tutto il resto. Dovremmo leggere e scrivere tutti gli altri dati. Quindi cerchiamo adesso di capire come fare. l'idea è: cerchiamo adesso di capire come leggere un singolo chunk e poi metteremo questo codice all'interno di un ciclo che si ripeterà fino a quando non terminiamo. Allora, per leggere un singolo chunk dobbiamo leggere tre cose che sono read, chunk, length. Poi abbiamo ring chunk type E poi abbiamo ring read chunk data E poi abbiamo read chunk crc Quindi abbiamo tre robe da leggere Allora per quanto riguarda il chunk length abbiamo un win32t che, che rappresenterà il nostro chunk size Cioè questa è la variabile che rappresenterà il size del particolare chunk che leggiamo E, e come facciamo a leggerlo? Beh se noi leggiamo i prossimi 4 byte fondamentalmente Quindi facciamo read byte or panic di input file Input file chunk size perché li dovremmo scrivere in questa variabile e quanto quanti byte 4, quindi mettiamo 4, potremmo anche scrivere size di wint 32 t perché perché 32 t è una variabile che ha 32 bit unsigned, ma 32 bit unsigned sono 4 byte. Quindi io scrivo 4 byte, scrivo size of chunk S sz è la stessa cosa, quindi magari posso scrivere così. Dopodiché se siamo da in bright mode, devo anche scriverli, cioè devo non solo leggerli, devo leggerli dal file di input e devo scriverli nel file di output, quindi bright bytes or panic, output file. Qui metto il chunk size, il puntatore al chunk size e qui metto il size off. E quindi fin qui diciamo va tutto bene, perché è questo tipo è la stessa idea più o meno di prima. Ora però una cosa importante qui è quello che stavo parlando della endianness, perché? Perché per quanto riguarda la lettura e la scrittura da questo file, quindi questo è l'input, questo è l'output, io leggo da qui e scrivo qui esattamente come ho letto, esatt esattamente la stessa sequenza, e va bene. Però adesso qui, in questa variabile, i byte sono messi come? Nel Nell'ordine utilizzato da png, che è... quindi non so qual era l'ordine utilizzato, era che praticamente avevamo, All integers required more than one byte, the most significant byte comes first, quindi c'è questo ordine, mentre il processore Intel non ha questo tipo di ordine. E che vuol dire? Vuol dire che qui lui interpreterà questo numero in modo sbagliato perché interpreterà il numero in ordine inverso. Infatti se noi adesso stampiamo una semplice printf, non so se d funziona per dire chunk size, compilo, ok lui mi fa. Noi adesso che cosa facciamo? Semplicemente chiamiamo questa cosa con questo. E ci dà questo numero enorme. Ci dà questo numero enorme. Che sarebbe la, il la primo Questo sarebbe la, il size della prima sezione. Ma il size della prima sezione, in realtà, non è così grande, in realtà. Perché? Perché il size della prima sezione quant'è? Se utilizzo il, il PNG hider che avevo praticamente scritto completo. PNG hider, bin PNG hider. Ok, così. Il size della prima sezione, in realtà. È 13, ok? E 13, però lui quel 13 lo interpreta in modo sbagliato e quindi ci da questo numero grande. Come facciamo a farci uscire 13? Bene, l'idea sarà di invertire i bit, invertire i byte di questo numero. Una volta che li abbiamo invertiti, il numero sarà interpretato correttamente. E quindi dovremmo scrivere una funzione chiamata Reverse Bytes, chunk size e poi size off, chunk SZ. Cioè, questa funzione andrà ad invertire i byte memorizzati in questa variabile una volta invertiti potremmo leggere questo valore e sarà il valore corretto della lunghezza quindi scriviamo questa funzione qui chiamerò reverse bytes sarà un 28t buff di size t buff capacity quindi la strategia che eseguiremo per invertire questi byte è la seguente se io ho per esempio il byte a 0 1c ff 2a noi scriveremo un loop che attraversa metà della stringa, tipo questa metà, e sostituisce questo elemento con questo. Quindi un elemento viene sostituito con il suo opposto a partire dalla fine della stringa. Quindi finalmente abbiamo for size t di i uguale 0 a i buff capacity diviso 2, i++. Quindi andiamo alla metà della stringa, che era proprio qui, no? Che andiamo alla metà. Adesso dovremmo tipo sostituire il primo con l'ultimo, questo con quest'altro. E in generale, per esempio, se abbiamo l'iesimo elemento, cioè l'iesimo elemento verrà sostituito con cosa? Con il lunghezza della cosa in 1. i 1. Perché tipo, l'elemento 0 viene sostituito con la lunghezza della cosa meno 1. L'elemento 1 viene sostituito con la lunghezza della cosa meno 1, meno 1. E quindi prendi i, dai, passi all'n di meno i meno 1. Questo più o meno è l'idea. E il codice è così. Uint8 di t uguale buff di Questa è una variabile temporanea. Dopodiché faccio buff di i, ci metto buff... Di buff di capacity meno i-1 meno qui è dove sto facendo quello swapping, cioè della serie, cioè tipo questo codice come lo leggerei fino adesso. Ho per esempio supponiamo di avere a 0, cb, ff, 1a, sono 4 byte, ok. Adesso dico in t metto buff di dove i è 0, quindi t conterà a 0 all'inizio, no? Dopodiché buff di lo sostituisco con buff di buff cap meno i-1, meno vuol dire che io sto mettendo nel primo l'ultimo, così io avrò 1a, a 0, cb. Ff, e poi di nuovo 1A. E quindi poi che devo mettere? Devo mettere t qui dietro. E quindi dovrò mettere t qui dietro. E quindi l'ultima cosa sarà buff di buff k di meno i di meno 1 meno i uguale t. E poi basta e poi ritorno. Questo codice serve per fare i reverse nei bytes. Ora vediamo un po' se funziona, se compila mi dà un errore. Passing one arguments from incompatible pointer type perché praticamente questo è un int332, unsign int, questo è un coso. Quindi qua si lamenta per il tipo di puntatori, cioè che uno è un, puntato un puntatore a 32, ha una struttura int32t e questo invece è un puntatore a una struttura int8t. Posso mettere quel puntatore void, però poi qui mi... Si lamenterebbe in questo modo Potrei fare qua un casting forse Se metto Wint 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 8T Cioè per dire Guarda questo è effettivamente è un intero No Non so se lo devo compilare Deferencing pointer type No Giusto Io potrei fare magari uh, Ok no Senza troppi cosi, Potrei fare semplicemente Un buff Faccio Wint 8T Trattino buff Uguale buff 0 E questo lo chiamo buff 0 e questo, ok, funziona. Cioè, qual è l'idea? Questo è un codice un po' interessante perché? Perché qua mettiamo un puntatore a void, perché tutto può essere convertito a void. Perché prima ci dava un problema di conversione in cui chiamavamo la funzione reverse bytes con un puntatore ad una struttura wint 32T, ma poi la funzione nella signature aveva un wint 8. Era un puntatore a wint 8. E se noi lasciamo così, tipo buff così. E lo compillo, lui mi dice guarda stai passando un argomento con dei incomp incompatible pointer type se io invece lo trasformo in void lui me lo fa passare quindi non si lamenta più del passare ma poi lui dice guarda che tu stai facendo il dereferencing di un void pointer e quindi io non so come trattare questo valore ora per trattare in questo modo ci sarebbero diversi diversi approcci un approccio è semplicemente quello di trasformare questo buff che chiameremo buff 0 e di ricastarlo a un puntatore a 8T Facendo buff uguale buff 0 Ora lui quindi è come se fa facesse un casting di questo point E lo tratta come un, un buffer a wind 8T E adesso non si lamenta più E quindi siamo. In, questo è un modo per passare qualsiasi tipo di puntatore E trattarlo in qualsiasi modo ci pare E poi farò un video sui puntatori Perché sono molto molto importanti da capire Una volta che abbiamo reverse bytes Lo ristampiamo Ricordiamo che l'altra volta ci ha dato un numero molto molto grande Se adesso io lo ristampo e Vediamo un po' lo ristampo e uh, mi da cosa pa, 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 mi da? Vediamo un po' lo devo ricompilare, lo devo ricompilare, lo ristampo e mi da 13. Non mi da più quel numero grande, mi da 13. Come 13 è essenzialmente il size, il size vero di questo chunk. Quindi ricordiamo, se io non faccio il reverse, se io tolgo il reverse e lo eseguo, lui mi dà un numero molto molto grande, mi dà questo numero grande. Se io faccio il reverse dei bytes e lo compilo e lo rieseguo, lui mi dà 13, perché 13 è il vero size, quindi bisogna fare il reversing, ma il reversing bisogna farlo solamente della chunk length e basta. Dopodiché, una volta che ho letto la chunk length, dobbiamo leggere il chunk type, che rappresenta il tipo delle varie sezioni qui chunk type e quando noi andavamo a chiamare tipo il mio binario qui lui stampava il chunk type per ogni chunk tipo H, H, ihdr py eccetera 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 quindi questi sono i chunk type andiamo, adesso andiamo a leggere questo particolare valore e questi sono sempre 4 byte ma dato che non è un numero da 4 byte non dovremmo fare il reversing quindi abbiamo uint 8 di chunk type di 4 quindi perché qua abbiamo scelto win 8DT una array da 4 qui, e qui una sola variabile. Notiamo che in termini di size sono entrambi a 32 bit. Sono entrambi a 32 bit e quindi a 4 byte. Però, qual è L'idea È che questi in alto, questi 4 byte dovevano essere interpretati come un singolo numero. Quindi qua avevo byte 1, byte 2, byte 3, byte 4. Ma io li devo vedere come un blocchetto unico perché mi davano un valore. Invece, per quanto riguarda il chunk type, è vero che io ho 4 sempre ho 4, ho 4 byte. Però io li posso vedere come singoli individui, non come blocchetto unico, come quattro caratteri. E quindi ho questo tipo di differenza. Però uno potrebbe anche farlo con Win32 in realtà, perché la memoria sottostante è sempre di 32 bit. Quindi faccio sempre un read bytes, quindi metterò sempre dall'input file... Questa volta però scriverò in chunk type. E notiamo che mentre prima ho dovuto specificare l'indirizzo perché questa era una variabile locale. Dato che questo è un array, cioè che punta ad una locazione di memoria di default, non devo specificare l'address, perché questo è già un puntatore. E poi il size, metterò size of, chunk type. Oppure potevo anche mettere 4. Anche qui sarebbe andato bene. I, dopodiché, una volta che l'ho letto, devo fare la stessa cosa di prima. Cioè, se sto in bright mode, devo scriverlo, devo scriverlo nell'output file, ma questa volta il chunk type devo scrivere chunk type e sempre size of chunk type e quindi questo è read chunk type, niente di che, niente, adesso ce l'abbiamo salvato in questo chunk type, adesso devo leggere i dati, quindi devo fare read, anzi posso, fa, posso fare ad esempio un print così del debug di uh, chunk type, me lo stampo come stringa con trattino s, ok, quindi faccio trattino d, e trattino s, eseguo e poi vediamo un po' che succede. Ok, qua non me lo fa vedere bene, però se lo mando in un X stamp di C... Ok, in un ex-stamp lui mi, mi stampa questi byte, H, i hdr png. Quindi hdr sono effettivamente i, è il, il chunk type fondamentalmente. Quindi se io stampavo la, il chunk type semplicemente come stringa così, a quanto pare non mi funzionava. Perché secondo me c'è qualche problema con il, il tipo forse. Quindi non mi, non mi funzionava, io adesso questo lo compilo e lo eseguo e non me la, non me la stampa bene. Cioè, i byte me li stampa qui perché i byte me li stampa, ma è come se non me, lo, non me lo riuscisse a mostrare bene. Appunto, mi mostra tutta questa roba. Se invece la voglio far vedere, ah, perché ovviamente? Perché lui mi stampa tutte le cose fino tipo a un byte nullo. Quindi diciamo che questo trattino S non funziona. Una cosa che funziona però è questo: punto wildcard trattino S. S soltanto che questa qui vuole come prima cosa la lunghezza. Della stringa, e quindi qua devo mettere la lunghezza. La lunghezza è Size of the 8 di, di T per 4 perché ho essenzialmente 4 di questi cosi. E poi questo, però, lo devo convertire ad un intero. Se io faccio questo, questo l'ho ripreso sempre da Soding. Se io faccio questo mi stampa IHDR, Quindi mi stampa la versione della la versione testuale, ASCII, più o meno se vogliamo. Di questo chunk type. E notiamo che IHDR è corretto. Perché il primo chunk ha lunghezza 13 ed è tipo IHDR. Adesso dovremmo leggere il chunk data e poi il chunk CRC e poi potremmo eh, ingettare quello nostro, poi vedremo come. Quindi cerchiamo adesso di risolvere il problema di leggere il chunk data e qui prima di leggere il chunk data noi definiamo, facciamo un, un assert, facciamo un controllo. Perché? Perché per leggere il chunk data andremo a chiamare una malloc e la malloc alloca della memoria del sistema e questa memoria del sistema sarà allocata in base a quanto è scritto nella variabile chunk size. Ora per fare in modo che uno non possa scrivere nella variabile chunk size il massimo valore possibile che sono 4 GB perché uno, qualche, io potrei mettere una sezione del mio png con tipo 4 GB e questo mi allocherebbe 4 GB potrebbe crearmi dei problemi. Quindi qua faccio per prevenzione un, un, un asset di chunk size dico che il chunk size deve essere più piccolo di max chunk size allowed altrimenti dico chunk size too big. E questa variabile, ovviamente, me la vado a definire sopra, nelle, nelle define del programma. Quindi vado qui, faccio define e posso per esempio mettere come max, fa, diciamo file chunk, faccio 1024x1024x10, per, per per tipo un 10 mega cap. Potrei anche incrementarlo, però è giusto per mettere un capo in modo tale che magari non vado ad incorrere in problemi. Questo asset potrebbe essere rimosso se io, se io leggessi i dati in modo iterativo utilizzando un buffer di dimensione limitata, ma con il malloc viene un po' più semplice il codice. Quindi ho scelto di effettuare questa roba anche per velocità. Quindi ho se chunk size è più grande di 0, quindi se c'è qualcosa ovviamente da allocare. Quindi l'assert mi grascia se ho un chunk size troppo, grande. Altrimenti dico ok, se chunk size è più grande di 0, allora che dico chunk data uguale malloc di chunk size. Quindi io allogo della memoria e poi leggo nella memoria allocata read bytes or panic. Leggo nella memoria allocata a partire da input file una quantità di chunk data. Leggo nella variabile chunk data, nel buffer chunk data, una quantità data da chunk size. E se sto in modalità bright mode... Non solo la leggo, ma la scrivo anche. E la scrivo nell'output file: output file, S sempre chunk data, chunk size. Quindi questo è per quanto riguarda il read chunk data. E l'assert qui, note, note, assert could be removed if we read uh, chunk size iteratively, iteratively. Non so come si scrive, iteratively, in modo iterativo, iteratively, iteratively, using. Abounded array uh, An array of, An array of static size Ok read chunk data Metto questa note Ok Ok quindi abbiamo letto queste cose A questo punto Qua ci dobbiamo ricordare anche di fare una cosa To do uh, Free memory allocated Perché noi abbiamo toccato della memoria E quindi la dobbiamo anche rilasciare A un certo punto Devo dire per quanto riguarda il chunk CRC Sarà molto semplice Perché sarà int 32t Uguale chunk CRC Sarà molto simile a questo fondamentalmente, però a questo punto, quindi ovviamente qua ci scrivo chunks.erc, questa è la variabile che sto definendo. Input file chunks.erc, size of chunks.erc, e quello lo leggo e lo scrivo sempre. Perché qui sto leggendo e scrivendo, leggendo e scrivendo, leggendo e scrivendo in modo tale che l'output file sarà uguale all'input file. E quindi qua adesso me lo posso pure stampare, quindi faccio... Quindi per stamparmi praticamente il chunk CRC posso fare printf e dico ok chunk CRC e qua faccio un 0x percentuale 8x grande per dire, per dire come formattare la cosa chunk CRC ok e adesso se noi lo eseguiamo qua farò pure una free una free di chunk data poi questa qua la strutturiamo meglio però dato che ho allocato della memoria la devo anche liberare quindi adesso facciamo così Così mi ha dato un errore Chunk data undeclare Chunk data undeclare Perché dopo l'assert Giusto Chunk data è un puntatore È un puntatore che inizialmente sarà nulla E poi vado così E qua faccio chunk data e Chunk data qui lo rimetto a nulla Expected punto e virgola Ok mi funziona Adesso posso semplicemente chiamare il mio programma Vediamo un po' che ci dà Ci dà chunk Anzi facciamo così Chunk length qui Faccio chunk Chunk size faccio una u perché è un unsigned in realtà sarebbe un unsigned poi faccio chunk type ok e poi faccio chunk crc quindi adesso lo ricompilo lo riseguo e quindi ho il primo chunk ho letto essenzialmente il primo chunk l'unica cosa che ci manca da leggere sarebbe il chunk data ora per quanto riguarda la lettura del chunk data qui scrive una funzione chiamata print chunk data che prende in input due cose, è il size di quanto vogliamo stampare e i dati che vogliamo stampare. Anzi, possiamo anche invertire, chunk data e chunk size. Ora, questa funzione sarà un po' complessa, magari non la spiegherò nei dettagli, ma qual è l'idea? L'idea è che se noi ricordiamo il binario che avevo scritto, in repos, pngider, bin, pngider, tipo che so in examples e penrose, però con la flag trattino v per dire verbose, e qua metto in output.txt. Lui mi stampa per ogni blocco questo tipo di sintassi, cioè mi stampa i byte da una parte, poi questo separatore e poi il carattere ASCII se è stampabile, altrimenti il punto se non è stampabile. E noi quindi scriviamo una funzione che fa proprio questo. Magari potrei fare un video dettagliato in cui faccio vedere come funziona e perché si scrive in questo modo, ma per adesso la scriverò semplicemente così, quindi un po' uno potrebbe copiare se è interessato. Non la spiegherò in dettaglio perché poi diventa troppo lungo il video. Quindi faccio print byte, reverse bytes e qui faccio void. Void print chunk chunk data e quindi prendo una costante void chunk data è costante perché non cambia. Una costante with 332 chunk size e la funzione fa questa roba. Praticamente, faccio allora prima: anzi, sì, prima stampo chunk data con new line, poi faccio un, un tab, ok? Per dire ok, dopo metto il tab. Poi dopo che faccio, definisco tre unsigned, un paio di variabili, data buffer, che sarà un unsigned char, qui faccio un cast di chunk data, anzi non penso nemmeno debbo fare il, il cast, posso semplicemente fare chunk data, perché questo è un void, quindi il void può essere convertito a qualsiasi tipo di, tipo di buffer, questo sarà un buffer unsigned coso, unsigned char, unsigned, unsigned char byte, unsigned int e e poi faccio, qui ci sta il loop. Allora, questo loop è per ogni byte, fuori da 0 a chunk size, anzi più che faccio un int, 32t, chunk size, i e j, ok, quindi faccio chunk size, i ⁇ e poi dico, ok, il byte che voglio stampare è questo, data buffer di i, perfetto, oppure eh, vediamo un po' se questo si lamenta, uh, initialization, quindi anzi, dato che non sono proprio proficuo nell'utilizzo di questa const keyword... La eliminerò perché non sono abbastanza bravo. E quindi abbiamo questa roba. Se lo compilo non mi dà nessun problema, perfetto. Dopodiché, questo è l'iesimo byte. E devo dire: prima lo stampo e faccio 0x2 per dire che ciascun byte prende due pezzi. Data buffer di I. Quindi con questo codice io mi gestirei tutta la situazione tutti questi byte. Quindi, questo, questo, questo e lo spazio. Ok, perfetto. A un certo punto, però, devo arrivare a. La fine, devo arrivare a questa roba. E questa roba ci arrivo ogni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quindi o sono arrivato proprio alla fine, tipo, tipo qui. Eh, molto lungo, molto lungo, molto lungo, molto lungo. Veramente tanto lungo. Quindi o sono arrivato alla fine e poi devo passare qui. Oppure sono arrivato proprio alla fine perché l'ho stampati tutti. Tipo qui c'è uno spazio bianco in più e qui invece no. Quindi devo gestire questi casi. E per gestire questi casi posso fare if. I modulo 16 è uguale uguale a 15 Oppure I è uguale uguale a chunk size S-1 Quindi sono arrivato alla fine Queste sono due condizioni per verificare se sono arrivato alla fine Quindi qua metterò tutte queste parentesi per disambiguiare Ok Se sono arrivato alla fine adesso che cosa devo fare? Devo fondamentalmente chiedermi Devo stampare extra Note extra white spaces if needed For J uguale 0 J più piccolo di 15 meno i 16. Ok, questo può, può confondere molto, capisco, però questo codice serve per stampare gli extra, diciamo, gli spazi extra che sono praticamente questi qua, sono tre spazi, 1 2 3, che sono quelli in cui sono arrivati alla fine e devo ancora stampare della roba, tipo questa roba. Cioè serve, questo codice serve per gestire questa situazione in cui i byte sono finiti. Io ho ancora, però, delle cose da prima di fare. Questa cosa devo stampare degli spazi vuoti. E quindi lo faccio in questo modo: quindi per j che va da 0 fino a che j è più piccolo di 15, meno i, resto di I, divisione per 16, j più più. Dopodiché, qui stampo il separatore e stampo questo carattere vuoto. E dopodiché, continuo a stampare la versione, questa volta ASCII delle cose. Quindi faccio j uguale i, meno i, resto 16, j minore di i. J, più, più, ripeto che questo codice è un po' sporco, lo spiegherò magari in un video a parte per chi fosse interessato. Data buffer di dj, data buffer di dj, e dico se è printable, cioè byte più grande di 31 e e byte più piccolo di 127, allora lo stampo come carattere: print C, byte, altrimenti lo stampo come, uh, lo stampo come punto e basta. Dopodiché chiudo qui, chiudo qui chiudo qui questo allora quindi chiudo qui abbiamo questo if if else ok chiudo qui chiudo questo if e poi arrivo con un print trattino a e poi print trattino t anzi posso fare trattino e trattino t un solo print e poi alla fine faccio un print n print f di trattino n e questo codice ora testiamolo. Testiamolo per vedere se ha fatto bene. Quindi adesso io compilo. Mi ha dato un problema: Implicit creation of no Print perché Printf. Ok, funziona. Adesso io semplicemente cosa faccio? Chiamo bin Png Hider di examples e faccio tipo Penth Triangle. E lui mi ha fatto il chunk data con questa roba. Quindi sembra funzionare. Sembra funzionare. Adesso, però, noi abbiamo detto tutte le cose, ma di un singolo chunk. Perché ripassiamo. Che cosa abbiamo fatto adesso? Uh, ok ok quindi abbiamo fatto check for poi not read chunk data. read chunk ok qui abbiamo detto il chunk abbiamo detto la lunghezza del chunk il chunk type il chunk data e le cose le abbiamo tutte stampate ora generalizziamo questa stampa e scriviamo una funzione che chiameremo fondamentalmente print chunk metadata void print chunk metadata e prenderà un int 32 chunk size un int 8 che sarebbe il chunk type di 4 prenderà un int 32 chunk crc quindi questi sono i metadati del chunk quindi int 32 chunk crc così perfetto e qua è semplicemente che stampo mi stampo un separatore con un po' di righette così e poi mi stampo quello che avevo stampato qui anzi ora apro la cosa e dico ok. Allora, il chunk size, quindi questo faccio print chunk metadata. Quindi qua me lo printo così in questo modo, col new line, sì, faccio una tab e poi new line, perfetto. Questo è printf. questo me lo stampo così. Ok, dopodiché quindi il, chunk, il chunk length, perfetto. Il chunk type, ok, il chunk type in questo modo, pure chunk type, perfetto, così. Dopodiché, faccio il chunk data, lo stampo in questo modo con quest'altra funzione. E il chunk CRC. In questo modo pure. Chunk Type, Chunk CRC. Poi faccio return. E perfetto. E qui nel chunk type lo stampiamo sia come stringa. Qui. Qui lo stampano sia come stringa e sia come esadecimale. Con questo 08x grande. E poi la new line. E l'esadecimale, per stampare in esadecimale, qua devo mettere semplicemente un. Anzi, no, non, non lo stampiamo perché poi diventa un po' complicato la sintassi di sempre in questo modo e basta, perfetto. E quindi per ogni chunk adesso abbiamo questa funzione print chunk metadata, qui vediamo un po' se ho tutte le parentesi chiuse è perfetto. Compilo non mi va bene. uint 8 uint 8 uint 8t così. No, uint 8t sarebbe tipo così. Sì, eh, no, giusto. Expect expression before int perché uint 8t uh. Ah giusto perché qua è virgola C'è una virgola in più Return value with a void Faccio return e basta senza niente Anzi non faccio nulla proprio Ok mi ha compilato e quindi dopo aver letto le cose Possiamo Ok possiamo Prima di fare il free della memoria possiamo leggere Print chunk metadata Ok E quindi qua ovviamente però per stamparlo dobbiamo fare no? Qual era la signature di questa funzione? Era Era questa roba quindi queste cose in cui praticamente io che ho? Ho qua in cui devo togliere però Uint32t, Uint8t, chunk type e basta senza questo 4. Perché sono le variabili da questo contesto. Ok, quindi io leggo il, le cose dei chunk e poi le stampo. Quindi print, print stuff. Print chunk data, print chunk stuff. Ok, adesso semplicemente io lo rieseguo. E mi stampa quello di prima. In cui abbiamo, beh, gli argomenti della cosa di debug e poi ho, questa, ho queste informazioni, perfetto. E ho anche il chunk data, il chunk data però vediamo un po' come farlo, il chunk data posso fare un trattino T, ok, forse per averlo un po' meglio. Ok, chunk data, perfetto. E questo però è per quanto riguarda un singolo chunk, adesso il problema è, ok, ma un'immagine png non è un singolo chunk, cioè noi adesso abbiamo scritto il codice della nostra immagine che legge il primo chunk, ok, adesso io leggo questo. Non c'è problema, ma il fatto è che un'immagine è una serie di chunk. Qui adesso li devo leggere tutti uno dopo l'altro e devo arrivare fino alla fine. Quindi dovrò fare un loop finché non ho finito. E qui adesso devo embeddare questo codice, il codice che ho appena scritto, questo read chunk data, fino alla fine fondamentalmente. Qui devo mettere praticamente un... Uh, vado in alto, vado in alto, vado in alto, read chunk length. Ok, da qui devo mettere un, delle variabili. Una variabile quit uguale false. While. Quindi while, not quit finché non ho finito finché non ho finito, io devo mettere tutto questo codice fino a free chunk data, ok? Prima, ovviamente della chiusura dei file. Quindi adesso ho tutto questo codice in un loop. E quindi che vuol dire? Vuol dire che io in loop vado e leggo il chunk e lo scrivo. Leggo e lo scrivo, leggo e lo scrivo, leggo e lo scrivo, e questo mi permette il passaggio dall'immagine di input all'immagine di output. Questo è l'input, questo è l'output. Però ancora due cose ci mancano: la prima è la terminazione. Cioè, quando termino, quando è che mi fermo? Perché questo loop while not quit, quit qua non la modifico mai, quindi prima o poi quit la andrò a mettere a true, e quindi dovrò terminare. E la seconda cosa è: ma poi come faccio ad emendare quel file, quel file segreto? Perché fino adesso io qui ho scritto un codice che semplicemente mi copia l'input immagine in un output immagine byte per byte, esattamente così, andando però ad analizzare la struttura interna e stampandola della cosa. Ora, per quanto riguarda il resto, dico ok, allora cerchiamo di. Gestire la terminazione, allora l'idea è che alla fine, prima di, ah, tra l'altro facciamo questa cosa adesso, il printing delle cose, quindi qua faccio una cosa e dico ok. We are ready to print stuff. Lo stampare delle cose comunque dipende da, anzi, prima di fare questo, comunque facciamo la cosa della terminazione. Allora l'idea della terminazione è questa. Quando è che un'immagine termina? Un'immagine termina quando l'ultima sezione di un'immagine è sempre la stessa, fondamentalmente, ed è sempre questa sezione chiamata, uh, aspetta, lo faccio vedere qui, semplicemente chiamata high end, cioè quando incontriamo il chunk type high end, allora terminiamo. Quindi per capire quando terminare io devo prendere il valore di chunk type e confrontarlo con questo end e in particolare io confronterò il valore esadecimale e quindi faccio quit uguale questa sintassi strana che ha a che fare con i puntatori che mi permette come se lui uh, interpretasse il chunk type come un numero esadecimale e questo mi permette di confrontarlo con il valore del end che è questo qui praticamente 0x444 e dico se questo chunk type è uguale, uguale a questo valore allora sono in, in, in end e quindi quit deve essere, diventare vera, deve diventare vera e quindi quel while not quit deve terminare così che lui mi copia tutta l'immagine e poi termina quindi questo while not quit e quindi questa è più o meno l'idea ora cerchiamo di testare questa cosa come la possiamo testare quindi adesso io lo ricompilo Perfetto, non mi ha dato problemi. Adesso io sto nella mia, uh, ok, in bin PNG hider. Perfetto. Posso dire, ok, se lui do tipo, per esempio, Pendros Triangle e basta, lui mi stampa tutto. Mi stampa tutto quanto perché non gli ho dato nessun tipo di. Rispetto ai flag. No, lui mi stampa tutte le cose di tutti i chunk. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo gli argomenti, infatti, non, non sta né in help mode, né nel verbose mode né in section mode. La section è vuota. Questa è la signature, poi mi stampa tutte le informazioni di vari chunk e, e sono tanti. Notiamo che questo è un file abbastanza grosso, esatto. Dopodiché, però, se io gli do, per esempio, un'immagine, example per non uso, poi gli do un file che per adesso lui non ci farà nulla con questo file, e poi però gli do un example output.png quindi gli do tre argomenti lui vede che questa è un'immagine di output quindi lui andrà in write mode e scriverà su questa immagine io lo eseguo e lui fa col not open file or directory forse perché devo gli examples output forse qui nel png l'ho scritto male questa è open vediamo un po' ah ok perché l'output file lui lo apre come read binary ma in realtà è come write binary ed è per questo che c'era un bug quindi lo ricompilo lo ricompilo, lo rieseguo. Quindi lo rieseguo della serie. Ok, bin, png, hider, example, penrose, example, primo levi e poi example output.png. Quindi lui prima ci dice oh, guarda che non c'è nessun file da leggere. Adesso però lo aprirà perché è un file da scrivere. Quindi ovviamente lui nuovamente mi stampa tutto questo e io l'output del programma lo mando in output.txt. Lui adesso se vado in example ho anche il file out.png. E se lo apro per esempio con un browser, andiamo su... YouTube C06 content, ho questo examples, e poi dico output mi stampa l'immagine. Quindi io adesso per adesso ho scritto un programma in C che mi prende un'immagine input e me la stampa esattamente come in output. E però ogni volta che lo eseguo, lui mi dà tutte quelle cose di, di informazioni. Ora cerchiamo di fissare la cosa delle informazioni, cioè l'output del programma. E poi, come ultimo passo, e poi terminiamo perché il video è già abbastanza lungo. Cerchiamo di capire come poter inserire un file segreto. Quindi il codice che andrà a gestire la stampa delle cose sarà la fine. Quindi questo noi entriamo qui nel loop e qui leggiamo un blocco. Quindi tutto questo codice è per leggere un blocco. E adesso questo è per scrivere. Quindi noi adesso stampiamo così a prescindere. Ma adesso dobbiamo dire: guarda, che se non siamo in modalità di scrittura e siamo in section mode, siamo in section mode e la sezione che abbiamo analizzato, chunk type, rispetto alla sezione che dobbiamo stampare, di 4 byte, quindi faccio un compare di 4 byte di questi due array e questo è uguale a 0, cioè sono la stessa sezione, cioè questa sezione la devo stampare e ho delle cose da stampare nei chunk data. Allora, che dico? Allora, dico, OK, faccio mi scrivo. Allora, in questo caso, io mi scrivo, faccio varied bytes of funny or panic, ma questa volta io non scrivo in un file, ma scrivo nello standard output, cioè nella console i chunk data del chunk size a seconda del chunk size. E dopo che ho fatto questo, ovviamente posso fare un free di chunk data. Altrimenti, quindi questo è praticamente la cosa di: non sto scrivendo e sto in modalità section mode, e la sezione che ho analizzato è una sezione che devo stampare. Altrimenti, quindi else if non sto in bright mode e non sto in section mode, allora fondamentalmente devo stampare i, diciamo, i metadati e quindi dico sicuramente stampi i metadati perché non sto né scrivendo e né in section mode quindi stampo a prescindere i metadati dopodiché però se sto in verbose mode e ho dei dati da stampare e chunk data è maggiore di 0 allora non solo stampo i chunk metadata ma stampo anche i chunk data quindi faccio print chunk data chunk size e chunk data anzi chunk data e chunk size perché era inverso chunk data e chunk size perfetto e dopo che ho stampato faccio sempre il free del chunk data quindi free memory allocated quindi qua faccio null metto null qua e metto null qua ovviamente secondo me questo si potrebbe scrivere anche in modo un po più intuitivo perché forse potrebbe confondere mi dispiace se è un po' casinato però quindi qual è l'idea? l'idea è che per ricapitolare adesso noi stampiamo le cose però dipendentemente dal contesto in cui eseguiamo non siamo in modo scrittura, ma siamo della section mode e la sezione che abbiamo analizzato in questo particolare iterazione del loop è la sezione che vogliamo stampare allora noi scriviamo i byte nello standard output. E questo è ciò che ci permette di estrarre poi il file dall'immagine. Perché noi dovremmo mettere come sezione il tipo di sezione con cui abbiamo nascosto il file, e poi questo ce lo stamperà nello standard output. E poi questo lo possiamo reindirizzare e via dicendo. E una volta stampati questi byte facciamo il free. Altrimenti se non sto né in Write Mode né in Section Mode, io devo fare il print chunk metadata, cioè devo stampare i metadati del chunk. Dopodiché, però, questo è il comportamento di default senza flag, se però poi ho attivato anche la verbose flag, la verbose mode, e ho dei chunk da stampare, ho dei dati da stampare, non solo stampo i metadata, ma stampo anche i dati cioè i dati proprio del chunk e una volta però che stampo i dati faccio il free ma il free lo faccio solamente se ho dei chunk data quindi se, se chunk data è maggiore di 0 quindi chunk data maggiore di 0 anzi non è chunk data maggiore di 0 ma è chunk size maggiore di 0 Ch chunk size maggiore di 0 che rappresenta il fatto che ho dei dati da stampare e ogni volta una volta che li ho stampati dialogo chunk ok quindi adesso okay, il debug funziona Vediamo un po', cerchiamo di analizzare il comportamento, adesso abbiamo bin, png, either. Se io faccio semplicemente tipo penrose così, lui mi stampa solamente i metadati. E qua mi dice che non so, né in help mode, né in verbose mode, né in section mode. Perfetto. Se poi invece faccio la flag verbose, lui mi dovrebbe stampare tutto. E infatti mi stampa tutto, e se questo faccio in redirect a out.txt, io in out.txt ho tutti i dati, tutti i dati, con sia i metadati che i dati. Se poi invece metto, per esempio, una sezione solamente. Metto, per esempio, la sezione questa qui, strana, il nome della sezione, lui mi stampa solamente i. Ok, non riuscivo a capire un attimo il comportamento del programma. Perché io facevo semplicemente png header 3 S ph hys E lui in praticamente nella in in section mi dava questa roba un po' strana. Che ovviamente era, era veramente strana. E poi non mi stampava nulla. Allora ho capito: in section mi dà questa roba strana perché? Perché lui quando stampa praticamente stampa come se fosse una stringa e quindi lui termina solamente quando incontra un byte nullo e quindi il problema di questa printf è che lui printa come se fosse una stringa. In realtà io qui che dovrei fare, dovrei utilizzare secondo me una cosa simile a quella che ho fatto qui utilizzando questa sintassi, secondo me questo potrebbe funzionare perché dico guarda, non stamparmi la stringa fino a quando raggiungi il null pointer perché non c'è, ma fammi questo tipo di sintassi punto cosa e qua metto la lunghezza della stringa che dovrebbe essere int Size of uint 8t, anzi size of char, char per 4 questa è la lunghezza della stringa è di 4 caratteri, vediamo un po' se funziona. Ok, ok, adesso sembra funzionare, che adesso mi printa soltanto 4 caratteri. Prima invece cercava di printarmi altre robe perché lui continuava a printare anche gli altri byte, e questo diciamo, aveva un effetto strano. Invece così io printo solamente 4 byte. Perché, quando io faccio trattino S in C, lui, lui una stringa la definisce fino a quando non incontra il puntatore di fine stringa, che è un, uno slash 0, un byte a 0. Così ho detto, guarda, stampa mi solamente 4 caratteri fondamentalmente. E questa è una cosa che sono riuscito a capire. Un'altra cosa che non capivo è che facendo questo tipo di cosa. Lui qua non mi stampava nulla. Perché non mi stampava nulla? Non mi stampava nulla perché quando faccio la S e poi il numero di sezioni, in realtà, io non stampo mai i metadati. Stampo solamente i dati e li stampo nello standard output. Quindi io, se faccio questo alt.txt, anche se non vedo nulla nel terminale, in realtà nell'ex se faccio un ex stamp di alt.txt, ho questi byte. Che eh, diciamo alcuni di questi alla fine sono i byte della sezione. Cioè, questi byte alla fine sono i byte della sezione. Se io invece voglio, per esempio, per debuggarmi, stampare anche i metadati quando vado in section mode, giusto per vedere se sono corretti, me lo ricompilo velocemente e faccio questo qui, eh, non out.txt, ma così. E adesso lui mi stampa i metadati, ma solamente della sezione PHYS. Quindi vuol dire che sta funzionando. Se io invece, tipo, mi stampo i metadati di questo CHRM, faccio SCHRM ho i dati solamente di questo CHRM, perfetto. E quindi questo va bene. Infine, per terminare proprio il binario, quindi togliamo questo chunk metadata. Per terminare il binario, l'unica cosa che ci serve adesso è scrivere il file. We are ready to print stuff, e poi faccio uh, we are ready to insert, uh, hide, insert secret file file e come funziona l'inserimento di questo secret file bene l'idea fondamentalmente è questa dico se sono nella modalità write e ancora non ho aggiunto il chunk segreto dove questo chunk added è una variabile booleana qui che inizialmente è falsa e poi diventa subito vera alla prima botta diciamo così che io leggo il primo chunk e lo scrivo e poi inserisco il mio cioè alla fine io che cosa avrò avrò che l'input image input e output io leggo il primo lo metto qui, dopodiché qui prima di leggere il secondo inserisco nell'output quello segreto. Qui ci sia il mio secret. E poi ricopio tutti gli altri dopo. Perché ho notato che se questo secret lo metto dopo, in un chunk dopo, l'immagine non viene più mostrata bene. Ma se lo metto subito dopo il primo chunk, l'immagine viene mostrata bene. E per quanto riguarda mettere questa cosa, dico ok. Primo faccio compute size of file to hide e faccio fsic file to hide quindi calcolo il size del file 0l sick end e faccio unsigned long file length uguale ftel file to hide e poi faccio un fsic file to hide 0l sick set e questo mi serve per calcolare il, 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 la quantità di byte da allogare ok Dopodiché faccio un assert per dire ok file length più piccola di max file length più piccolo di max file length notiamo che sarà sempre positivo perché è un unsigned long ma dico se è più grande di, di un certo massimo allora non mi va bene file to hide too big file to hide too big così la, lancio questo messaggio di, di diciamo è una specie di asset nuovamente per far crescere il programma ora questo max file length me la definisco praticamente sempre qui e dico max file chunk per 30. Facciamo un, anzi non per 30, ma per 3. Anzi, qua faccio sì, per 3 facciamo 30 megabyte cap. Quindi posso, il max chunk per ogni. diciamo questo è il chunk di ciascun blocco dell'immagine 10 mega. Mentre il file da nascondere, è 30 mega. Più di 30 mega non va bene. Ma questi ovviamente sono parametri che si possono modificare. Quindi ho questo asset. Dopo questo asset, se tutto va bene, dico prepare. Chunk to inject OK quindi preparo il chunk e il chunk sarà, avrà un, un, un certo injected size che sarà un u32t di file di length. Ok poi ho diciamo data to inject che sarà una malloc di file length. Quindi questo, qui allogo la memoria e qui faccio read bytes or panic read bytes. Or... Qui sto leggendo i dati che voglio iniettare nell'immagine file to hide e data to inject. Qui c'è la. E dato inject, e qua c'è la injected size. Ok, poi faccio char injected type uguale TXT. Ora, per quanto riguarda questo particolare nome dell'injected type, qua dobbiamo fare qualche nota rispetto alla naming convention per i chunk type. Cioè ogni chunk type ha una naming convention. E questa naming convention è la seguente. Noi sappiamo che queste parole con la codifica ASCII possono essere tradotte in. Dei, in una sequenza di bit, tipo per esempio io ho la parola text, io con la mia estensione di max posso fare text to bin e quindi ho la sequenza di bit associati ad ogni lettera, bene. In particolare, il valore semantico qui è il quinto bit di ogni byte, cioè il quinto bit vuol dire questo è bit 0, questo 1, 2, 3, 4 e 5, quindi sarebbe questo qui, e a seconda se è 1 o 0, abbiamo dei valori diversi, tipo la prima lettera. Il quinto bit della prima lettera, il quinto bit del primo byte, se è 0 vuol dire che è critical. Critical significa che è necessario per poter mostrare l'immagine. Se invece è 1 è ancillary, vuol dire che, non, che quel chunk non è necessario per mostrare l'immagine. Dato che noi vogliamo inserire un chunk che contiene solo del testo, che non è quindi necessario per mostrare l'immagine, questo bit deve essere a 1 e quindi la relativa lettera deve essere lowercase. Il, il successivo bit... Deve essere public o private. Se è 0 è public, se è 1 è private. Quindi lui è 0 e public significa che fa parte della specificazione PNG. Questo non è necessariamente vero, ma non cambia niente se lo mettiamo 0.1. Il, il terzo bit deve essere 0 per tutti i file che conformano a questa particolare versione di PNG. E infatti il nostro è 0, quindi lettera maiuscola. E l'ultimo byte deve essere praticamente. Uno per dire che è safe to copy, cioè che un decoder, un browser lo può copiare tranquillamente, senza nessun tipo di problemi. E quindi abbiamo proprio questa, cioè questo maiuscolo minuscolo, maiuscolo, minuscolo, poi le particolari lettere non ci interessano, perché non interessano quali particolari lettere sono, ma soltanto la sequenza maiuscolo minuscolo, eccetera. Quindi abbiamo questo injected type. Infine, per quanto riguarda un 32 injected CRC, questo lo mettiamo a zero. Questo si potrebbe migliorare, ma il video è già troppo lungo e quindi non parlerò di SRC, ma per farla breve, questi CRC è un algoritmo che determina praticamente se ci sono stati dei problemi nella copiatura dei file, ovvero se qualche bit è stato corrotto magari dal disco, da, da qualche cosa, è stato copiato male dalla rete e quindi il CRC algoritmo è utilizzato. Per diciamo verificare un po' l'integrità dei dati in termini però non crittografico, in termini semplicemente banali. Quindi una volta che abbiamo tutti i dati, ok, possiamo chiamare la funzione inject chunk nell'output file di injected size, injected type, e data to inject e injected CRC. E poi facciamo un free di data to inject. Dopo che l'abbiamo scritto, facciamo un free di data to inject e chunk added uguale true e poi praticamente if not write mode, quindi quando siamo in write mode non stampiamo nulla e questo significa che se stiamo in write mode dobbiamo anche fare il free del chunk data, perché oltre al data to inject, il chunk data qui uh, dobbiamo fare il free, sì, dobbiamo fare il free. In realtà abbiamo, mi sa che qua forse sto prendendo dei file perché perché, se io qui, ok, questo è in write mode e non chunk added, perfetto. E pa 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 pa, qui, not write mode, not write mode. Però qui devo mettere un controllo extra, tipo if write mode and chunk size maggiore di 0. Comunque, devo fare il free di chunk data. Perché in un certo senso l'ho copiato, l'ho messo in questa malloc e quindi lo devo liberare. Perché altrimenti non l'avrei liberato? Dato che dopo che noi abbiamo aggiunto questo chunk, dopo che abbiamo fatto injected chunk, mettiamo chunk add true. Quindi noi qui dentro in questo codice non centriamo mai. Quindi questo codice viene eseguito solo una volta sola e poi basta. E quindi anche se noi non stampiamo nulla, perché qua noi stampiamo le cose solamente se stiamo in non write mode. Ma se siamo in write mode e comunque abbiamo allocato qualcosa per leggere il chunk data, nella lettura del chunk data abbiamo fatto questa malloc. Quindi dobbiamo fare la relativa free. Diciamo, non, non sono sicuro che questo programma proprio non abbia della. diciamo. Eh, gestisca la memoria proprio nel modo più corretto possibile. Sicuramente forse potrebbe contenere dei piccoli bug. Per quanto riguarda invece l'iniezione, diciamo l'iniezione dei chunk, faccio questa, fun eh, questa funzione Inject chunk, fondamentalmente. Che si chiama Inject Chunk, e è implementata in questo modo. Quindi l'ultima funzione da implementare. Quindi me la implemento qui sopra. Dopo print chunk meta metadata faccio void inject chunk. Faccio inject chunk file file uint 32t chunk size. Poi faccio char chunk type char chunk data e uint 32t chunk crc. E poi noi che facciamo? Dobbiamo semplicemente fare: dobbiamo fare l'inverse, fai reverse bytes del chunk size per scriverli Per scriverli nel file perché l'ordine è inverso quindi facciamo writes write bytes or panic di file chunk size e poi size of chunk size quindi noi prima facciamo i reversing poi scriviamo i byte reversati poi rifacciamo i reversing per avere l'originale lo, valore poi abbiamo il writes write bytes or panic questa cosa su varie volte lo dobbiamo fare perché dobbiamo scrivere varie cose poi dobbiamo scrivere il Chunk type fondamentalmente quindi chunk type size of chunk type. Anzi, sarebbe 4. Qua sarebbe 4. Poi abbiamo il chunk data, chunk data, chunk data. E qua è sc, non è sc perché è chunk size qui: size of chunk size, size of chunk size. Sz, sz. SZ. Qui abbiamo chunk size. E poi abbiamo il crc. Che il CRC in realtà l'abbiamo definito 0, arcoded, Abbiamo chunk, chunk, CRC. Qua non facciamo nemmeno il reversing perché in realtà non ci interessa interpretarlo come numero ma solo come sequenza di byte. Ok, quindi abbiamo tutti questi write fondamentalmente. E qui il CRC era 0, perfetto. Se io adesso lo compilo lui mi dà un sacco di errori. Max challenge redefined. Perché non è max challenge allowed ma è max file length. Max file length. Ok abbiamo injected, injected CRC. Ok, undeclare perché è injected, injected CRC. Ok, finished. Ora vediamo un po'. Se io faccio semplicemente bin, png header, examples, Penrose Triangle, example secret, come l'avevo chiamato, primo levi.txt e poi faccio examples, penrose, secret.png ok lui mi stampa queste cose invece se vado in examples penrose secret.png ho un'immagine ok quindi sembra essere un'immagine penrose secret.png e se però la vado ad analizzare adesso con bin png hider examples penrose secret.png ho questo chunk txt aggiunto di size 424 che è simile a, example, eh, a examples primo levi 424 ha proprio questo particolare size 424 e se io vado ad estrarre, per esempio, faccio example png e faccio bin png verbose, example penrose secret e lo mando in alt.txt, ho tutti i byte, tra cui il segreto, questo txt, perfetto. E quindi se poi lo vado ad estrarre, semplicemente faccio. voglio estrarre tutti i byte della sezione txt, così. Ho il, ho il segreto. ovviamente qua c'è tutta la cosa di debug. Perché, perché l'ho compilato in modella debug. Se adesso faccio make deal all senza debug. E faccio quello di prima, lui mi stampa solamente il segreto. Quindi poi lo posso fare, primo levi.txt E così ho estratto il segreto dal file. Cioè io posso gestire, tipo posso eliminare adesso primo levi.txt e uh, diciamo simple light tutto il resto. out.blit e a questo punto io ho primo levi.docx out.txt, ho alla fine riutilizzandolo bin png Eider, faccio example prendo triangle uh, prendo triangle ok ho due immagini giusto ho due immagini una prendo triangle e l'altra col secret quindi fondamentalmente qui poi ho, ho la situazione che avevo all'inizio in cui ho questa e quest'altra se le metto qui a confronto sembrano proprio simili cioè qui sono abbastanza irriconoscibili l'una dall'altra e dico qual è quella che ha il segreto? È questa o questa? Non lo so E ovviamente per vederlo devo vedere semplicemente il file name Quindi una air secret Quindi quella col segreto e quella a destra E questa immagine adesso la posso inviare sulla rete E io personalmente conosco che c'è questo file Ovviamente non è difficile capirlo perché ci sono vari tool tra cui strings Per fare proprio un, un esempio banale Strings sicuramente ci fa vedere che ci sta una cosa extra Quindi non è proprio nascosta però, intanto, è divertente perché una persona che magari non conosce queste cose potrebbe non sapere. Potrebbe non sapere che in questa immagine c'è del testo nascosto. Quindi spero che il video sia stato interessante. E al prossimo video.